A un certo punto io e Stefano Fresi stavamo girando una di queste scene di Smetto quando io due all'Eur, e c'era la troupe, c'era la macchina che ci precedeva con la telecamera, e noi stavamo su un sidecar degli anni 30 con degli elmetti con la svastica, ok? All'Eur, a Torino. Solo a un certo punto c'era questa scena in cui la macchina presa girava per una strada e noi dovevamo girare da un'altra parte. Era molto figa da vedere, perché vedevi questa cosa, fium, fium, e noi sparivamo e se siamo persi al Torino, io e Stefano Fresi, io guidavo un sidecar al Torino, non c'era la troupe, non c'erano le telecamere, non c'era niente. Io vedevo della gente che portava il cane a pisciare, che guardava due con degli elmetti con una svastica all'Eur, che ci hanno guardato come quella roba. Io e Stefano ridevamo, ma qualcuno ha pensato di linciarci, ma seriamente, perché poi non è che guidi sto coso, non potevi manco lasciare le mani, perché faceva tutto così, faceva un M-film, ma non ti sentivano, faceva M-film, faceva troppo rumore. E alzavi pure la mano dicendo no. M-film, no, no. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Decore Podcast. Facciamo sentire che siamo veramente dal vivo con... E siamo dal vivo da l'Anticlub. Siamo a Roma, in zona Policlinico, ed è la prima puntata che realizziamo da qui. E questo è un podcast in cui ogni settimana, ogni 15 giorni, abbiamo un ospite che ci viene a raccontare le cose che lo fanno stare bene. Questa è l'idea di Decore, che è condotto da me e da Danilo da Fiumicino. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, benvenuti. Come sempre mi scuso per tutto quello che dirà Danilo e il podcast, io e la produzione ci dissociamo dalle le sue affermazioni, però... Scusate forte stasera. Te lo dico già prima. Però la cosa speciale di questa sera è che noi siamo veramente emozionati, perché è un onore avere in mezzo a noi Edoardo Leo. Grazie, grazie mille. Grazie, buonasera a tutti, buonasera. È una puntata speciale e iniziamo come sempre con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite che ci viene a trovare, che dice: Edoardo Leo, Roma 21 aprile 1972, è un attore, sceneggiatore e regista italiano. È tutto giusto? Sì, 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 tutto giusto. A parte l'età, secondo me hanno sbagliato, però vabbè. T'hanno messo 10 anni di più. Secondo me sì. Ok. Senti, tu sei nato a Roma e nel giorno del Natale di Roma. Sì, è una specie di destino, certamente non una condanna, però sicuramente un destino, perché festeggiare il compleanno quando lo fa la città in cui sei nato, e in qualche modo che hai cercato, come ho fatto io, di raccontare attraverso il lavoro che ho fatto, un po' confesso che mi rende pure un po' orgoglioso, anche se è una coincidenza stupida, però mi fa piacere. Beh, una coincidenza bellissima che il 21 aprile del 753 avanti Cristo si racconta che Romolo fondò Roma, e invece diciamo il 21 aprile del 72 nasceva Edoardo Leo. Non lontano da qua, tra l'altro, a sto policlinico. Questo... Ah, proprio qui? Sì. E questa qua. È una notizia... Sì, qua vicino, dove sono stato ricoverato più volte, ma per motivi che non sarei... adesso stasera ad indagare. Torni sempre qua però, nel sì, senso, in qualche cioè... modo sì. Vabbè, quindi però qua... te trovi bene pure per alla te... fine sì, dai. Insomma, quindi quando ti ho detto che il podcast veniva fatto qui, tu hai detto io lo so, policlinico sto a casa, sei... dai, in qualche modo sei venuto apposta. Senti, di che zona di che zona sei, di che zona eri da bambino, non adesso, ma quando eri piccolo, che quartiere? Io sono nato a Montesacro, che è la zona mia proprio di nascita. E poi quando ero abbastanza piccolo, intorno ai 10 anni, per vari motivi lavorativi la mia famiglia si è trasferita all'Eur, e quindi poi insomma, tutta la parte dell'adolescenza l'ho vissuta in un altro quartiere, però questo è, diciamo, qua intorno è più o meno il mio quartiere di nascita e dove ancora stanno molti degli amici che ho, molte delle persone che frequento, che non fanno parte del mio mestiere, non fanno parte del mio lavoro, sono insomma, non proprio di qua, ma diciamo di Montesacro, sì. Senti, fossi domani ti svegli praticamente, ti guardi, tanto speriamo che mi svegli già mi pare, ti svegli, ti guardi e c'hai una fascia tricolore, sei diventato sindaco di Roma, Miss Italia, no, questo da me così a caso
Sei diventato sindaco di Roma. Qual è la prima cosa che faresti? Nel senso, tu c'hai il primo, diciamo, il primo atto da sindaco che puoi fare. Qual è per questa città? O anche per te, perché la politica può anche essere usata a proprio uso. Dici, ma faccio, che ne so, una ZTL sotto casa, un'isola pedonale. Puoi fare quello che ti pare, tanto siamo nel mondo dei sogni. Io piuttosto che rispondere a sta domanda preferisco mettere... cioè, questa è una citazione, ragazzi. Dentro al bimbi e far pure. Comunque è difficile questa domanda da rispondere. Cioè, no, è molto complicato. È una città talmente complessa, difficile. Nessuno c'ha la bacchetta magica per sapere, insomma, che poter fare. Faccio un altro mestiere. In realtà quello che romanticamente mi piacerebbe fare è riaprire tutta una serie di cinema che sono stati storici per me, che hanno chiuso, dove dentro ci hanno fatto altro, o comunque che sono chiusi, e riportarli alla comunità, i cinema di quartiere che hanno chiuso, che non sono più aperti. Ecco, per quanto riguarda il mio mestiere, l'unica cosa che veramente vorrei fare è recuperare quel rapporto col cinema che c'hai sotto casa, dove a volte ci andavi e non sapevi manco che film c'era, e c'hai un rapporto di fiducia con uno spazio, non solo con col film che andiamo a vedere. Oggi abbiamo una quantità di informazioni enormi, sappiamo di un film, il trailer, il post, tutto, e invece era bello andare e poter scegliere. Quindi non io, da un punto di vista politico, non so bene quello che farei. So che per quanto riguarda il mio mestiere, il recupero degli spazi, secondo me, di certi spazi che riguardano il mio lavoro, sarebbe... Io ultimamente dentro un cinema ci ho comprato un divano, perché era un ex cinema, Gregorio VII. So, cioè, dove. Sì, sì. Però è bello, cioè, nel senso... Insomma... Sì, divano, ci ho comprato un bel divano dentro. Sì, io lo so dov'è quel posto. Però era un bel cinema quello. Era un bel... Ma che ti manca dei cinema, diciamo, di una volta? Un sacco di cose. Io adesso non voglio fare un discorso anacronistico, questo è un sacco di ragazzi, e quindi spiegare, se mi sento vecchio a spiegare perché io andavo al cinema. Però diciamo che a me mi è capitato di pagare il biglietto per un film il pomeriggio e rimanere dentro al cinema e vederlo due volte di fila. Adesso chiamano la Gestapo e te cacciano, certo, via, certo. No? E invece era un rapporto con quello un po' più banale che ci abbiamo con gli odori, con i sapori. Il cinema di una volta puzzavano tantissimo, sì, sì. Ma no. E però quella roba lì, per quanto adesso tu la giudichi in maniera, uno può giudicarla in maniera negativa, fa parte della tua infanzia, per cui per me certi cinema di quartiere hanno rappresentato l'ultima volta in cui ho visto certi film che per me sono stati fondamentali, quando ho visto i film di Sergio Leone o anche i film di Bud Spencer e Terence Hill di quando ero adolescente. Quindi il cinema singolo, no? La multisala dove vai, sì, te, sì, perdi, sì, sì. No? Quindi per me quella roba lì c'è ancora nostalgicamente, mi rendo conto che è un po' anacronistico, però nostalgicamente un po' un valore ce l'ha. Se ne dovessi dire uno, qual era il tuo cinema decore, quello proprio che c'hai? C'era dentro un cinema sulla Colombo, quando io mi sono trasferito per l'Euro, che era l'ambasciata, che ancora esiste, ma era una sala unica, enorme, gigantesca. E dove però io andavo a vedere i film di pomeriggio da adolescente, e a volte eravamo in questa sala da 1000 persone, eravamo tipo 5-6, dove però io ho costruito lì il mio rapporto con l'immaginario del cinema, cioè mi sono reso conto che ero affascinato tantissimo da quell'immagine, più che dal discorso della sala piena, ero proprio affascinato dall'idea della sala, del posto dove stavo, e mi dimenticavo che stavo... Mo vi racconto questa cosa. Mia mamma, mo sta in pensione, lavorava alla SIAE e faceva l'impiegata, niente di che. Però aveva diritto una volta a settimana a una tessera del cinema. Ma questa tessera non era per il film che tu sceglievi, era di un cinema, a prescindere. Mo non è come adesso che tu c'hai internet, tu sai dove vai. Io avevo la tessera di sto cinema, prendevo l'autobus e andavo, ma non sapevo che facevano in quel cinema. Quindi mi facevo mezz'ora di autobus e andavo in questo cinema e ho visto, e potevo portare una persona con me, e portavo dei miei compagni di classe che sono traumatizzati da sempre, perché qualcuno non è mai più andato al cinema in vita sua, perché a me mi capita a volte andare a vedere dei mattoni totali che a me mi hanno formato, a qualcuno li ha
allontanati dal cinema per sempre, perché andavo a vedere, che ne so, Angelopoulos, Lo sguardo di Ulisse, con un amico mio che tipo si addormentava dopo un quarto d'ora e si svegliava e mi diceva: ma tu sei scemo, ma io non ci verrò mai più. Però quella roba a me, quella parte di ignoto, in questo momento in cui noi sappiamo tutto, cosa andiamo a fare, cosa andiamo a vedere, così, quella parte di ignoto in cui andavo in un cinema, non sapevo bene che cosa stavo per vedere, in realtà era una specie di scoperta che mi ha formato come spettatore, ma credo che abbia influito anche su tutte le cose che poi ho scritto dopo, ho cercato di fare come attore, come sceneggiatore. Quella scoperta assoluta di un luogo stranissimo che c'ha tutta una serie di sue regole particolari. Quindi io sono molto legato alla sala. Ma quell'imprinting ti ha dato anche un'ispirazione quando fai film? Nel senso, tu cerchi sempre di fare i film immaginandoteli al cinema? Guarda, la prima cosa è che io cerco di, quando scrivo un film o accetto un film come attore, la prima domanda che mi faccio è: lo andrei a vedere come spettatore? Che è la prima cosa che ho fatto pure quando ho accettato di venire qua. Cioè, io sono venuto qua perché vi guardo. E non ci hai ripensato adesso? No, ancora no. Ancora no, però... C'è tempo. Però sto ancora al primo gin tonic, dammi tempo. Però no, nel senso che poi alla fine a volte si fanno le cose per convenienza, il nostro mestiere è normale, ci sta... Però a un certo punto della vita dici: ok, voglio fare le cose che andrei a vedere. Voglio andare ospite in un posto come questo. Io le guardo le vostre puntate, sono venuto per questo motivo. Non andrei in un posto di cui non mi frega niente, di chi mi intervista, ne parlavamo prima a cena, no? C'abbiamo questa necessità, chi fa il mio mestiere in questo momento è fagocitato dai titoletti su Instagram, da questi 160 caratteri in cui pretendono di scrivere la tua vita in un titolo, e a volte ti senti sminuito come persona perché magari fai un ragionamento complesso su certe cose che viene racchiuso in un titolo a volte orribile e ti senti un po' scemo. E quindi io personalmente da parecchi anni ho deciso di non prestarmi più a questa cosa, nel senso che ho detto: visto che lo posso fare, vado dove mi va di andare, dove penso di poter argomentare quello che penso sulle cose, dove penso che c'è un pubblico che ha voglia di ascoltarlo, piuttosto che andare in un posto dove poi dopo esce fuori un titoletto in cui sembra un coglione, che non, francamente me lo posso risparmiare. Infatti, lo sapete, non vado quasi da nessuna parte per scelta da parecchi anni, a meno che non devo promuovere un film, una cosa in cui credo. Ma la promozione di me stesso la trovo non così interessante. Non credo di avere una vita, tra l'altro, così interessante da raccontare a chissà chi, che è uguale alla vostra alla fine. Quindi, perché? E quindi mi scelgo i posti e me li centellino. Ecco. Ma non escono mai gli articoli su di te, su, mo non so se c'è ancora, penso di sì, su Novella 2000, che tu stai al mare in costume, magari che ti stai solamente a spalmare la crema addosso. Cioè, sono mai usciti ultimamente? Raramente, perché non vado nei posti dove sai che ci stanno quelli che ti fanno la foto. Perché comunque... A parte che non mi spalma la crema, che è un altro discorso. No, ma guarda, quello è un gioco delle parti. È ovvio che se tu vai in certi posti, lo sai che là ti fotografano. Se non te va, non ci vai. E poi ti fotografo sempre visto con slippetto calato, a me sta roba, mai che stai... Ma questa è una tua esperienza personale, no, ma... che stai stato con slippetto calato. Mai che stai... No, io poi non porto slip, però fotografano quelli che, cioè, in determinati momenti sembra quasi fatta apposta. Ma stanno 7 ore, fanno 9.000 foto e te beccano quella in cui sei in difficoltà. Giustamente. Cioè, però anche lì, ripeto, ci sono dei posti dove sai che quella roba succede... Se vai da un'altra parte, cioè se vai a Focene non ci stanno i paparazzi, l'ho detto fra noi. No, no, cioè, infatti io a Focene là, non è che devo Focene stare proprio per toccare Danilo nel infatti, vivo. Ma hai proprio detto, hai proprio beccato da noi. A me Massimo mi beccano a mangiare cocomero, cioè, capisci, cioè. Che te possono, cioè. Però la foto tua sulla settimana enigmistica, quella l'hanno messa. Quella è soddisfazione. Vogliamo fare un applauso alla settimana enigmistica, no. Perché comunque quella è un traguardo di vita. Quando ci sarà una settimana enigmistica con la faccia mia non lo so, però con quella di Danilo, cioè quello, io penso che forse... Quello che mette il coso dappertutto, capito? La definizione, Danilo. Guarda, io... Allora, perché ti spiego questa cosa, ti spiego questa cosa, perché tu pensa che è tutto concordato. La settimana enigmistica, in realtà,
non lo sai prima. Cioè, nel senso che tu ti svegli una mattina e ti dicono: oh, stai sulla settimana enigmistica, che manco se sei candidato all'Oscar ti rompo il cazzo così tanto. Cioè, è proprio una roba, ma non lo sai prima. E normalmente prendono la foto più brutta che c'hai, la mettono là. Quindi io due volte ci sono andato. La prima volta, qualche anno fa, ho pensato a mia nonna, che sarebbe impazzita di gioia a vedermi là. E questa, l'anno scorso, invece, l'estate scorsa, ho invitato le persone che mi seguono a fare quello che io facevo quando vedevo la foto dei miei attori preferiti sulla settimana enigmistica. Cioè, devastatemi. Sì. Denti neri, cose così. Mi è arrivato di tutto. Ho fatto una specie, ci ho messo tipo 3 giorni a fare, perché non sono capace. Ho fatto un montage di tutte la mia faccia, di tutta la mia faccia scritta, con qualsiasi cosa, e è venuto fuori una specie di video molto divertente su questa roba. Però qua è bello, perché tu sai che in quel momento stai in tutti i cessi d'Italia, capito? Sì. È una roba. È la prima cosa. È un sogno. Era la settimana di Ferragosto, era proprio quella in cui, se c'è una settimana che compri la settimana enigmistica per forza, è proprio, cioè, quella. Quindi ero proprio onorato. Ho detto: che bello, cioè, c'è della gente che sta, cioè, capito, che sta lì seduta sulla tazza con la faccia mia lì. No, ma c'è qualcuno qui che ce l'ha la settimana enigmistica con Edoardo Leo, che l'ha conservata? Perché mi sembra comunque un pubblico di... Spero di no. Se qualcuno ce l'ha, ci mandi una testimonianza. Io ce l'ho, io ve lo dico, io me la so. Ma questo è tutto un pubblico che fa solo quello: riempi gli spazi colorati, ne vedi? Ma unisci i puntini. Ma qua no. Io solo quelli faccio, non è che lo dico. Forse non sapevi. Oppure, che. Sì. O le barzellette della settimana. No, però veramente è una roba strana, andai in edicola, perché poi sai che c'è, che uno pensa che a un certo punto perdi un po' il contatto con questo mestiere, con tante cose. Io credo di non aver perso il rapporto che c'avevo da spettatore quando andavo a vedere i film nelle arene, e quindi fa un po' strano andare in edicola e dire: mi dai la settimana enigmistica? Mi senti un po' scemo. Però invece io penso che alla fine, se riesci a non perdere quel rapporto con la sorpresa, nonostante tanti anni di mestiere, di lavoro, questa cosa ancora un po' ti sorprende e ti fa bene, in positivo e in negativo, perché ti rendi pure conto che alla fine non è niente di che, cioè non è che stai su Variety. Ma infatti lo stupore forse è la cosa più bella che c'è nella vita, e in un attore, in una persona, diciamo, nota come te, probabilmente incontrare ogni giorno persone che ti chiedono le foto, diciamo, è una cosa che non ti stupisce. Però nel momento in cui incontri qualcuno che ti racconta un qualcosa, uno spaccato di vita o una cosa veramente, forse in quel momento anche tu puoi avere stupore indietro e godere del fatto che la tua fama non è solo fama personale, ma è un qualcosa che si radica nelle vite degli altri e crea bellezza, crea storie, crea umanità. Ma sì, guarda, è molto a che fa con come sei fatto te, nel senso che... Il cinema c'ha una penetrazione un po' più profonda di quella che io immaginavo nella vita delle persone. Quando io ho scritto Noi la Giulia, mi sono reso conto che dopo, io vivo questo mestiere con abbastanza disincanto, nel senso che faccio un mestiere che mi piace molto, che ho fatto molta fatica a fare, molta fatica, molta più di quella che immaginate, ma non credo che faccio il chirurgo, che salvo vite umane. Faccio un mestiere molto bello, è un privilegio che mi sono conquistato con fatica. Però poi a volte ti rendi conto di alcune cose, e quando escono alcuni film, della responsabilità che hai rispetto a certe cose. Quando è uscito Noi la Giulia, mi è capitato che mi sono arrivate molte mail di persone che mi hanno detto: dopo quel film io e mia moglie ci siamo presi il TFR e finalmente abbiamo realizzato il sogno di prendere un agriturismo. Io sono rimasto. E tu dici: ma veramente ha fatto sta cosa per il film mio? Cioè, ti senti un po' orgoglioso, un po' fin troppo responsabile. Ultimamente è successo con Lasciarsi un giorno a Roma, che è un film che parla di relazioni, di rapporti, di quanto è complicato finire un rapporto dopo tanti anni di relazione. E mi arrivavano lettere, manco fossi veramente la posta del cuore, di persone che mi dicevano: ho visto questo film con mia moglie o con mio marito sul divano, abbiamo finito il film, ci siamo guardati e ci siamo resi conto che il nostro matrimonio era finito. Mamma.
Io ho detto, non mi sta a collare a me mo sta cosa. Perché mi sembra. No, infatti, io a mia moglie, gli ho fatto vedere questo. Beh, fatto. Ho visto da solo a casa. Vero, e questa cosa, da una parte, vi assicuro che è bello, è bellissimo, vuol dire che quello che scrivi entra nella vita delle persone. Dall'altro c'hai un senso di responsabilità strano che ti fa pensare che quando scrivi una cosa devi stare attento a quello che scrivi, perché poi ci sta qualcuno che invece prende spunto, come è successo a me da adolescente, a 20 anni, certi film che mi hanno influenzato, o come quando è uscito Perfetti Sconosciuti, che improvvisamente noi attori di Perfetti Sconosciuti sembravamo i colpevoli delle relazioni andate a male degli altri. Io dicevo, ma che vuoi da me? Io c'era scritto quello e ho recitato quello. Una volta stavo da una parte aspettando da solo, stavo lì al telefonino che spippolavo come tutti noi così, è arrivato uno, mai visto in vita mia, che mi ha guardato e mi ha detto, ancora con quel cazzo di telefonino? Non te è bastata? Non t'è bastata, ma non so io, quello è personaggio. Io. Però magari lì ti rendi conto che sei stato talmente bravo da far immedesimare le persone. Sì, ma che a volte i film entrano nell'immaginario collettivo della gente, giustamente, riescono a intercettare per qualche strano miracolo qualcosa che tutti pensano e quindi quella cosa li tocca. Io ho visto gente durante il film cancellare, mentre guardava il film, cancellare i messaggi con un occhio solo. Ho visto gente dissociata, così, le file al bagno di gente che avrebbe lanciato il telefono. Però mi dicono sempre, poi se la prendono con noi attori, dicono, non è colpa mia, è colpa tua, che vuoi, io ho fatto un... No, dobbiamo però, questo adesso scherzando, però in realtà poi il cinema c'ha una penetrazione sulla vita delle persone e a volte non te ne rendi conto tanto, però sta roba è bella, interessante. Abbiamo chiesto a Edoardo di portarci una sua playlist decore, cioè quei brani proprio che lo fanno sta bene, quei brani che sente suoi, quelli che ascolta e riascolta, quelli magari che c'ha nelle cuffiette quando va a correre o quando fa sport. Questo è il primo brano che ha scelto e poi ci facciamo raccontare perché, vediamo chi lo conosce. Tu sei testardo? Sì, io so decoccio quello che dico faccio, sì, quello sì. Cioè tu non solo penso che con Silvestri c'hai un bel rapporto, una storia e ti piace questo pezzo, ma te ci rivedi pure nelle cose che dice il brano, nel senso... Guarda, ci sono vari motivi per cui ti ho detto di questa canzone, con Daniele ci unisce un'amicizia che dura da tanto tempo. Noi frequentavamo, io, Daniele, Niccolò Fabi, Marco Giallini, Max Gazzè, Valerio Mastandrea, una serie, tutta una serie di attori. Per qualche strano motivo all'inizio andavamo in un posto che si chiama Il Locale, che stava a Vicolo del Fico, e Rocco Papaleo, e tutti per qualche strano motivo ci siamo incontrati là ed era una specie di punto di ritrovo e abbiamo, come ognuno di noi sognava di fare il mestiere che poi è riuscito a fare e quindi ci legano i sogni, gli inizi, nessuno di noi sapeva come sarebbe andato a finire. Io con Daniele ho condiviso un pezzo di strada lungo e questa canzone sul fatto di essere decoccio, di essere testardo, un po' mi ha accompagnato per tanti motivi, perché io faccio sto mestiere da 29 anni, l'anno prossimo se lo faccio 30, ma se io chiedessi a questa sala i titoli delle cose che si ricordano mie, sono tutte degli ultimi 9 anni. Il problema è che ho fatto negli altri 21. Perché gli altri 21 sono stati anni difficili di costruzione, di pizze fredde, di affitti non pagati, di grande fatica, di grande sacrificio, di momenti in cui ti chiedi ma vale la pena? Ma vale la pena fare sto lavoro? Sta a 35 anni quando capisci che stai in difficoltà e non riesci, non sei mai l'attore del momento. Ecco, però quella costruzione là, secondo me, quella fatica, quella dedizione, quella disciplina che ho ottenuto negli anni in cui le cose andavano molto male, perché per me le cose per tanti anni non sono andate molto male, hanno costruito il tipo di artista che sono in questo momento. A volte tutti parlano di questa, c'è questa famosa frase fatta di no, perché quando passa il treno passa una volta sola. Sì, il treno passa, ma
quando passa il treno ci devi avere il bagaglio, il biglietto, devi essere pronto, devi sapere dove stai, a che stazione stai, devi sapere dove devi scendere, se no sono frasi fatte. E quindi capisco che sembra un po' anacronistico in questo momento storico qua parlare di costruzione, di edizione, di disciplina, però io tutti gli artisti che ho incontrato, e Daniele è uno di quelli, hanno costruito quello che hanno fatto, il proprio mestiere, in un modo indipendente dal successo. Cioè il successo è una variabile, mo, poi è una parola che neanche mi piace tanto, io trovo pure un po' mezza volgare successo. Facciamo un mestiere, a volte stai sulle copertine dei giornali e stai sui manifesti dei film, e per tanto tempo io non ci sono stato, non è che ero meno, facevo il mio mestiere, lo facevo con la stessa disciplina con cui lo faccio adesso, e ho conosciuto in questi decenni centinaia di attori che fanno questo lavoro, che non hanno mai vissuto la felicità di stare, di avere la propria faccia su un manifesto di un film, che mi hanno insegnato tantissimo su qual è la disciplina, l'orgoglio di fare questo per mestiere, anche se magari guadagnano come un impiegato, però fanno un lavoro che gli piace e hanno dedicato la propria vita a un lavoro che gli piace senza conoscere mai gli onori di certe, di stare qua protagonista di un podcast. Normalmente io stavo là in fondo e stavo a guardare un altro. E questa cosa qua, secondo me, io l'ho costruita insieme a un gruppo di persone che non hanno fatto del successo immediato il proprio obiettivo, ma che hanno fatto che avevano come obiettivo della propria vita cercare di essere onesti come artisti, cercare di essere riconosciuti come professionisti. Poi può aver successo, capita, come ti arriva lo perdi, eh? Cioè a me è un momento che le cose vanno bene, capace che fra 2-3 anni vabbè, dopo sto podcast può succedere, può succedere tutto. No, vabbè. No. Però questa cosa qua è la cosa che cerco di spiegare ai ragazzi quando io mi capita di fare degli stage con i ragazzi giovani. Dico, guardate, sì, ma voi pensate ai 4-5 titoli che avete visto miei degli ultimi 7-8 anni, ma chiedetevi che facevo nel 95, nel 96, nel 98, nel 2000, nel 2001, come pagavo gli affitti, come mangiavo. È stato complesso, è stato difficile, e credo che valga pure per voi, no? Nel senso, certo, che nel certo. vostro mestiere, la costruzione, se fai però una costruzione coerente, quella roba alla lunga in qualche modo paga. Se invece insegui il fatto di dire prima possibile devo essere quello che è, quella roba ti può arrivare, ma la puoi perdere con una facilità abbastanza immediata. Ed è questo il motivo per cui, diciamo, tu sei impegnato in una serie di battaglie che magari coinvolgono attori o persone dello spettacolo che sono, diciamo, in un momento della loro carriera più complicato. Tu dici, io sono in un momento estremamente felice, estremamente fortunato, mi potrei fare gli affari miei, però comunque vediamo che sei portavoce di battaglie che poi riguardano invece le manovalanze, che forse, cioè, memoria di tutta la gavetta che hai fatto, oppure tutte le persone che incontri sul set, empatizzi così tanto da dire io devo fare qualcosa per loro, visto che in questo momento la ruota mi gira bene. Cos'è che ti spinge? No, è che, guarda, io ho un'associazione che ho fondato insieme a molti dei maggiori professionisti italiani, si chiama UNITA, Unione Nazionale Interpreti del Teatro e dell'Audiovisivo. Dentro ci stanno molti degli attori che amate, Favino, La Cortellesi, Anna Foglietta, Fabrizio Gifuni, no? Tutte persone che in questo momento della loro vita non avrebbero nessun bisogno di fare questo tipo di battaglia. Cioè, per farvi un esempio, l'Italia è l'unico paese che non ha un contratto nazionale per gli attori in Europa. Cioè, siamo l'unica categoria, cioè i figuranti ce l'hanno, hanno una paga minima, gli attori non hanno una paga minima. Ora, a me, francamente, se facessi un discorso utilitaristico, a me della paga minima non c'ho bisogno in questo momento. Stiamo facendo una battaglia, proprio noi che non abbiamo un interesse diretto, come categoria. Cioè, abbiamo un problema in questo momento in Italia sul riconoscimento della categoria. Un ragazzo che si affaccia a questo mestiere non è tutelato da un punto di vista sindacale, assicurativo, sotto molti punti di vista. E quindi, diciamo, ci siamo messi insieme e abbiamo deciso di fare questa battaglia perché siamo resi conto che siamo l'unico paese europeo che non ce l'ha. Ma non è che c'è niente di eroico in questo, è semplicemente che ho cercato di non dimenticarmi com'ero io quando stavo sul set a 23 anni e vedevo
il protagonista del film che arrivava con la macchina, stava all'albergo 5 stelle. Chi erano i protagonisti all'epoca? Allora, mo ti racconto questa cosa. Io non ho mai avuto il sacro fuoco della, cioè non ho mai pensato di fare l'attore in vita mia, neanche da adolescente, non è mai interessato. Giocavo a calcio, facevo tutt'altro, mi pagavano pure, per cui poi non sono riuscito ad arrivare a certi livelli, e per pagarmi gli studi universitari di questa università qua e non pesare sulla mia famiglia, non vengo da una famiglia agiata, e siccome un mio amico ha fatto dei provini per la pubblicità, gli avevano dato un po' di soldi, ho detto ok, mo mando le foto pure io, cioè però vado a fare i provini per la pubblicità. E invece questo agente pazzo mi ha mandato un provino per una fiction, era il 1994, quindi 29 anni fa. Io ho fatto questa sto provino, quello mi ha detto ma tu non c'è scritto niente sul curriculum, non hai fatto niente. Ho detto ma io forse ho sbagliato proprio posto, non dovrei stare qua, cioè non so perché sto qua. E però questo regista, che ancora ringrazio, mi ha detto guarda, c'ho un piccolo ruolo che però ci sta tanti giorni e dici poche battute, vieni. Io sono partito e sono andato a fare queste due puntate, era una coproduzione italo-francese, e il protagonista si chiamava Bernard Girardot, è un attore che mo è morto, un attore dell'Académie Française, bello come un dio, che viveva in un castello, una roba in Umbria, e noi stavamo in un alberghetto, e quando arrivava Bernard c'era il silenzio, non solo c'era il silenzio sul set, io vedevo le donne che guardavano Bernard così, era una roba, io non avevo mai, un attore dal vivo così vicino, non l'avevo mai visto, quindi mi sono reso conto di quanto era affascinante quella figura. Quando arrivava Bernard c'era un silenzio sul set pazzesco, io ho detto cazzo che lavoro, cioè guadagni un sacco di soldi, quando arrivi stanno tutti zitti, le donne cioè svengono, voglio fare attore pure io. Quindi sono tornato a Roma e ho provato mi sono iscritto all'Accademia, mi hanno bocciato, mi sono iscritto al Centro Sperimentale, mi hanno bocciato, e allora ho scritto un curriculum falso. Questa, l'ho raccontata tante volte questa cosa, fa ancora ride, quindi ho scritto che avevo frequentato una scuola che si chiamava La Scaletta, come il ristorante dove siamo stati, si chiama Scuola di Teatro Internazionale La Scaletta, che io non sapevo manco dove stava, però avevo scritto, e sono andato per anni ai provini sul curriculum, non c'era internet come adesso, quindi tu potevi controllare, io ho scritto che ho fatto La Scaletta e ho scritto che ho fatto dei cortometraggi di cui mi ero inventato il titolo. Nessuno poteva verificare, è un po' così. E quindi per anni sono andato agli appuntamenti con l'incubo che qualcuno mi dicesse ma con quale insegnante hai studiato alla Scaletta? Quindi poi a un certo punto ho cominciato a lavorare e ho tolto il nome della Scaletta così. Ma la cosa meravigliosa però è che se oggi andate sul sito della Scaletta c'è scritto tra i nostri attori di maggior successo Edoardo Leo. Non ci sono mai andato. È giusto, è giusto. Allora, ma loro si sono presi. E l'altra cosa meravigliosa è che dopo 8 anni io ho rincontrato questo regista che si chiama Gianfranco Albano, che ringrazierò per sempre, e gli ho raccontato questa cosa, gli ho detto Gianfranco, io sono stato talmente influenzato dalla figura di Bernard Girardot, ma proprio da un po', lo dico proprio in maniera molto banale, dal come le donne guardavano questo attore che entrava in scena e con quel rispetto e la fascinazione, per cui perché questa cosa cioè, a me a 20 anni quella roba contava così, e Gianfranco mi ha detto ma Bernard era gay. Ho detto come? Quindi ho sbagliato praticamente quasi tutto, però questa cosa ha acceso una scintilla e mi ha fatto capire che comunque il mio modo di esprimermi in qualche modo era fare ruoli di altri. Questa cosa è stata una scintilla per me. Io uso questo tasto che sono le domande che faccio io, quindi però ho paura. Guarda, ti chiedo scusa. No, dopo quello che ci siamo detti a cena parto soft, ma poi te le faccio tutte, guarda quante ne ho scritte. Vai. A proposito di film, no? Durante le scene, quando si deve mangiare un piatto, no? Stai seduto a tavola anche in perfetti sconosciuti. Le cose che mangiate, da chi vengono preparate? Quanto vengono preparate prima? Cioè, le mangi davvero? Ok, allora ti dico questa cosa. Hai citato il film giusto, Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti è una cena, ok? L'abbiamo girato in 7 settimane. Nelle prime 4 settimane era la scena in cui mangiavamo gli gnocchi.
Quattro settimane vuol dire che noi abbiamo girato da, noi cominciamo alle 18 fino alle 4 di mattina, tutti i giorni. Io dalle 18 alle 4 di mattina c'era nella cucina di questa casa uno che faceva i gnocchi in continuazione e fotografava il piatto e te rimetteva i gnocchi con la pinzetta esattamente come tu l'avevi lasciato il giorno prima. Per non mangiarne troppi, durante la scena, fingendo di recitare, noi dividevamo i gnocchi in quattro, perché se no dopo un po' non puoi mangiare per sei ore gnocchi. Ma poi, cioè, poi è una roba che ti impasta pure. No, no, è proprio cambiato il mio rapporto con i gnocchi. Cioè, io non ho mai più mangiato in vita mia. Non li posso vedere. Perché per quattro settimane di fila. No, li mangi davvero. Poi ci sono dei registi che ti dicono: no, non ti preoccupare. Poi ci sono dei registi, tipo Ospedec che genovese, che ti dicono: no, devi mangiare. E quindi devi dividere e fare finta che quello gnocchetto sia un po' più grosso. Comunque però è pure freddo, cioè nel senso non schifo, è... No, è terribile. Mentre l'alcol è, non è, diciamo, non è, no, alcol. No. No. Allora, io ho sempre come immagini i film americani, visto che arrivano, no, arrivano, no, e stanno sempre dei whisky. No, è acqua con un po' di Coca Zero, il whisky. E perfetti sconosciuti, il vino che bevevamo noi, che ha lo stesso colore di questo, era succo di mirtillo. Io per quattro settimane ho mangiato i gnocchi al sugo col succo di mirtillo. Che com'è, come abbinamento? Gnocchi e succo di mirtillo è abbastanza decore. Nel senso che, no, e beh, ma non puoi per sette ore di fila bere il vino dopo un po', cioè. E poi già il succo di mirtillo da solo già fa schifo. Dai. Io non ci credo. Le persone ti dicono fa bene, fai pure. Non ci credo che Giallini si è bevuto il succo di mirtillo, perché se conosco Marco un po'. Allora io e Battiston lo correggeva. L'ultima settimana abbiamo cominciato a ingannare e ci portavamo delle bottiglie nostre che verso mezzanotte mettevamo, perché era una roba. Però è ripieno di vitamine, però dopo una settimana. Sì, pienissimo. Però quando vedete gli attori americani che bevono il whisky e fanno questa cosa qua, guarda. Così, è acqua. No. È acqua e Coca Zero, è tutto finto. Ha messo Bruce Willis, prende un sacco di cazzotti in faccia, tutta la bocca spaccata, e poi se beve il whisky, cioè te brucia, cioè, no, no, è acqua e Coca Zero. Sei uno scemo. O Pepsi, ma sono tutti intrugli. Il vino bianco lo fanno col tè al limone, così mischiato con l'acqua, e non c'è niente d'alcolico sul set, zero. Però la persona viene, diciamo, pagata per cucinare quegli gnocchi, ruolo è quello. Sì, c'è una persona pagata per fare quello, e c'è un altro che è l'assistente della segretaria d'edizione, che fotografa tutti i piatti e fotografa, che ne so, io abbiamo fatto questa cosa, questo quando abbiamo cominciato stava qua, questo, mo' è arrivato qua. Se dovessimo rifare questa scena, questo me lo riempie d'acqua un'altra volta fino a qua, e quindi io ogni giorno sembrava il giorno della marmotta, perché io tornavo e rivedevo gli stessi gnocchi identici del giorno prima. E poi quelli sono i piccoli errori che delle volte si commettono. Esatto, quello lo fa la segretaria d'edizione. Però il resto è tutto, tè, Coca-Cola, anche il caffè. Quando vedete uno che beve il caffè, non è mai caffè. Vengono e ti dicono: che vuoi, che ci mettiamo nel caffè? E tu dici: che c'è oggi? E quasi sempre è un po' di Coca-Cola. Però pure quella scegli la Coca tipo zero, perché sennò c'è la caffeina. C'è caffeina. Ma sì. Sai, ci sono dei registi che ti fanno fare scene 20 volte, 30 volte. Non è che ti puoi bere 30 caffè, perché dopo un po' diventi pazzo. Senti, di ruoli ne hai fatti tanti, e tu sei pure uno che, diciamo, gira tanti film, lavori tanto. Ti è mai capitato di non riuscire a uscire da un personaggio? Finire il film o finire la serie e poi sentirti ancora i tuoi pensieri che lavorano, girano come lavorerebbe il personaggio? O riesci, finita la produzione, a tirare una linea e a ritornare Edoardo Leo, essere umano? Guarda, su questa cosa c'è un po' di mitologia. Gli attori americani, che sono bravissimi in quello, ti dicono che rimangono incastrati nei personaggi, però lì c'è un discorso legato al mercato, all'industria, al mito, quindi a loro gli fa comodo dire, gli fa gioco anche dire, no, certe cose. Mediamente no. È vero che è successo una volta in cui ho fatto, più di una volta, ma una volta particolarmente ho fatto molta fatica. Io ho fatto il mio esordio alla regia, è un piccolo film che si chiama 18 anni dopo, che ho girato nel 2000, è uscito nel 2010. E
in cui faccio, grazie per chi l'ha visto, grazie, in cui faccio la parte di un balbuziente. Io ho preparato quel personaggio con un attore che è un vostro amico, che sapete che è balbuziente nella vita, che è Vinicio Marchioni. E tra l'altro in quella scena c'è una scena in cui tutti e due balbettiamo e lui però è paradossale, perché Vinicio nella vita balbetta, ma sul set no. Quindi sul set lui balbettava per finta e non era credibile. Quindi la madre mi ha detto: però balbetti meglio tu, demi figlio. Una cosa folle. Però siccome Vinicio, che è un attore che io stimo molto e che è un mio amico ed è un professionista che stimo molto, perché è un attore molto disciplinato, mi ha spiegato davvero come funziona il meccanismo della balbuzie. A un certo punto ci prendi gusto. Cioè succede quello che vi succede quando andate in vacanza in Sicilia e cominciate a parlare siciliano con gli amici e non riesci a uscire da quella cosa. E quindi vai a qualsiasi posto: ehi, posso avere la cosa? E tu dici: guarda, ma che cazzo è? No, è così. Basta la norma, vaffanculo. Ma perché parli? Non si sa perché. Per una settimana di vacanza parli così. Che è una cosa, entri in un trip e non ne esci. Anche la mattina a colazione con l'amica tua, e ci mangiamo a colazione. Ma che cazzo, ma sei di Roma, sei di Garbatella, perché parli? Ma perché devi parlare? Però entri in un trip. Ecco, con la balbuzia succede la stessa cosa. Succede che le pause che tu fai normalmente, in cui stai zitto, con la balbuzia cominci a farle balbettando. Allora quello che è successo è che io ho fatto la preparazione del film, ho girato tutto il film balbettando. Quando è finito il film mi sono reso conto che quando andavo al montaggio e parlavo con il montatore, balbettavo. Anche a casa mi è capitato delle volte che... E questa cosa, ed è incredibile perché è psicologica, ma ogni volta che io parlo di quel film, io adesso sto facendo un po' di fatica, perché mi viene a balbettare, perché è come una canzone che è legata a un'estate della vostra vita, vi riporta a quell'emozione. Io se penso a quel film, immediatamente mi viene da balbettare, non perché non lo percepisco come un difetto, ma semplicemente come, esattamente come parlare dialetto quando stai in vacanza con gli amici. Ecco, in quel caso io ho fatto un po' di fatica ad uscire da questa cosa, però è stata una roba pure in cui ho imparato tanto, è stata molto formativa per me. Edoardo Leo, senti, tu di provini nella vita ne hai fatti tanti, ma tu sei anche regista, scrivi film, quindi ti capita probabilmente anche di vedere di provini e dover scegliere. Se dovessi dare un consiglio a un giovane attore su come ci si approccia a un provino, anche semplicemente psicologicamente, con che energia, con che cosa gli diresti adesso? Noi ci piace proprio fare dei proclami, ci piace fare degli appelli e poi ne faremo degli altri più avanti. Un consiglio per un giovane attore che viene a fare un provino per il tuo prossimo film. La regola base è la preparazione. L'unica cosa che ti salva nella vita, sempre, in qualsiasi cosa, che prescinde dal talento, è la preparazione. I contratti degli attori, io lo dico sempre, racconto sempre questa cosa. Quando io firmo un contratto per un film, sono tipo 70 pagine, che devo firmare, devo siglare ogni cosa, è una cosa lunghissima. In quelle 70 pagine non c'è niente che riguarda il mio mestiere. Sono tutte cose burocratiche, pratiche, pagamenti, le penali, non c'è niente che riguarda davvero il mestiere dell'attore. C'è una sola riga in tutte quelle pagine che dice: l'attore è tenuto a presentarsi sul set con la parte imparata a memoria. Su 70 pagine è l'unica cosa che riguarda il mio mestiere. Quindi io l'unica cosa che dico sempre ai ragazzi è: la cosa fondamentale è che devi sapere perfettamente quello che vai a fare. Perché io mi accorgo, posso non accorgermi immediatamente del talento di un ragazzo, perché a volte la emozione lo blocca, ma della preparazione sì. Io mi posso accorgere se sei emotivo, lo vedo negli occhi dopo un po' di esperienza, lo capisco se ti sei bloccato, se non hai espresso te stesso, così. E su quella cosa io sono comprensivo. Se tu non ti sei preparato, io non sono comprensivo. Cioè, su quella cosa lì io sono talebano, perché è l'unica cosa che riguarda il mestiere dell'attore. Davvero, cioè, prendere il testo e cercare di arrivare col massimo della preparazione. Poi quello che succede dopo, io sono il primo che ai provini a volte mi bloccavo, non andavo bene, non è proprio
il mio cosa. Quindi l'unica cosa che dico è, la cosa fondamentale è la preparazione. Il mio maestro, che è stato Gigi Proietti, diceva: la recitazione non si insegna, non posso insegnare a nessuno a recitare. Lui diceva: la recitazione si impara, cioè sei tu che devi vedere da quello che succede e imparare per te stesso, per come sei fatto te psicologicamente, capire anche come fare la memoria. Io ho dovuto imparare come fare la memoria, perché tutti mi dicono: ma come fai a imparare? Io faccio uno spettacolo, sto 2 ore in scena da solo, ok? Qualcuno magari qua l'avrà visto, sto 2 ore in scena da solo. E tu mi dico: ma come fai a sapere tutte quelle cose a memoria? Ho capito come funziona. Io devo fare chiede, perché io non... Perché... cose dei tre secondi. Perché no, perché sai che c'è, Dani, che devi... È come se tu mi chiedessi a me: oh, prova a commentare volo sta ricetta. Non lo saprei fare. Perché è una cosa che ti interessa profondamente. È una questione di attenzione. È una questione di concentrazione su quello che stai facendo. Io quello che fai te non sarei mai capace a farlo, nemmeno quello che fa lui. Non so capace. Il problema è che però se c'hai quell'obiettivo, su quella cosa là devi essere profondamente concentrato a capire come funziona la tua memoria. Io ho capito che studiare a pappardella 2-3 giorni prima della scena non funzionava con me, ma scordavo. Devo lavorare su un'altra cosa. È quello che intendo quando dico imparate a capire come funzionate, come funziona il vostro corpo, come reagisce la vostra memoria su tante cose. Allora tu costruisci una tua figura d'attore che è staccata da tutti gli altri. E io l'unica cosa che riconosco quando arrivano i ragazzi a fare le audizioni con me, provenire con me, è quella dedizione là, quella preparazione là. Il talento poi è secondario. E tu dopo anni, quando rivedi un film, un po' i copioni te li ricordi ancora, le battute, oppure dimentichi? No, come gli esami all'università, no, quando hai fatto il giorno dopo. Su. No, io delle volte mi capita, io non so uno che si riguarda tanto, però a volte purtroppo io ho questa piacevole condanna, però delle volte accendo tipo la televisione rimasta su Netflix e la prima faccia che mi capita è la mia e spengo. Però qualche volta mi capita di che magari trovo un film su Sky in corsa mio, che è già accaduto, soprattutto sui miei regista, e di notte dico: ma come cazzo mi è venuto in mente di fare quella cosa? Non me lo ricordo, perché la fase creativa è qualcosa che succede in quel momento e a volte non delle cose belle non te le ricordi. Se però c'è un piccolo errore che magari voi non avete notato, io devo cambiare canale, cioè io mi sento male, ci sono degli errori di edizione o piccole cose che noto sul fondo di una scena che le so solo io. Ancora adesso mi sento male quando le vedo. Vi va di fare un gioco insieme? Avevamo pensato di far sentire degli estratti a Edoardo dei suoi film e proprio vedere se lui li riconosceva, però forse è troppo facile, direi. Vediamo se li riconoscete voi. Se non li riconoscete, vediamo. No, non puoi guardare perché sennò è il gioco non ci vedo tanto. Ma... quindi iniziamo e vediamo se voi riconoscete il film, ok? Il primo è questo qua. No, hanno indovinato. No, allora. Ecco, hanno indovinato. Sì, c'era Ricky Memphis. La mossa del pinguino, vuoi dire una cosa? Film cosa è bellissimo, nasce da una storia me. Vera. Cioè, due ragazzi che hanno cominciato a scrivere questa storia, dalla quale io e Claudio Amendola abbiamo comprato i diritti, hanno davvero... davvero provato a fare la squadra dei curling del Lazio. Bellissimo. Ci hanno messo un annuncio su Portaportese, erano in due, hanno messo un annuncio su Portaportese e si è presentata la gente improbabile che non sapeva manco che era il curling. E hanno allora hanno scritto questa storia, me l'hanno raccontata e ho detto: raga, devo fare sto film. E ci siamo, io e Claudio, abbiamo comprato i diritti del soggetto, abbiamo scritto la sceneggiatura insieme a loro. Bellissimo, un film bellissimo. Vediamo chi indovina invece quest'altro. Io le faccio corte perché deve essere difficile, ve la faccio risentire, Io le faccio molto brevi, sennò sarebbe troppo semplice. Brava. Sempre loro stanno giù. Indovinando, Sono a memoria. Sono parenti, diciamo. No, sono stalker, occhio che no. Sì, quella è la Giulia, sì. Ultimo film, vediamo chi lo indovina. La secchiona della classe, no. C'è qualcun altro? E abbiamo indovinato. Punto, 3 su 3. Ne avete vinto un cazzo, lo dico, no. No, perché magari pensano hanno vinto qualcosa. No, qualcosa. No, però la gloria. La gloria. No, una chiacchierata con Danilo dopo la fine del podcast, una foto con Danilo, sempre qualcosa con Danilo, potete scegliere voi. Una lezione di cucina da Danilo, quello che volete. Io direi che ci possiamo andare a sentire il secondo brano decore scelto da Edoardo Leo.
E ce ne andiamo invece oltre oceano, perché comunque siamo stati parecchio a Roma, ci facciamo una girarella verso fuori. Il brano è questo. E siamo qui dall'Anticlub, facciamo un applauso anche a questo posto che ci ospita. Se volete, però, prima della tua domanda, diciamo, ciao. Sì, speciale. No, guarda, ce l'ho veramente tante e non so neanche perché le ho scritte. No, però io vorrei dire che potete andarvi a recuperare tutte le... questa uso di chi è qui, ma anche di chi ci vede. Tutte le puntate precedenti che abbiamo fatto, abbiamo avuto Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Zero Calcare, un sacco di amici che sono stati con noi e ci hanno raccontato, diciamo, le loro vite, ma anche di quelli che verranno, e quindi potrete partecipare ai prossimi eventi di Decore Podcast, basta seguire le nostre pagine, ci sono... c'è un'estate molto... molto molto ricca. Insieme scopriremo anche il prossimo ospite con un gioco che faremo insieme a Edoardo. Ma lascio la parola a Danilo. Guarda, questa è la prima domanda, è marzulliana, non so perché l'ho scritta. Ma se dovessi vivere senza uno dei cinque sensi, quale sarebbe? Non so perché questa domanda. Ma come te usci? Ma no, non lo so. Senza no. Uno dei cinque sensi. Forse l'olfatto, cioè sì, di tutto il retro, la vista, forse l'olfatto. Vivendo a Roma poi aiuta, cioè, perché può aiutare. Non stai in giro, no, no, può aiutare. Faccene un'altra, dai Danilo, una... siamo caldi. Ma tu, tanto ormai siamo in intimità. Questo, a casa fai la pipì in piedi o seduto? Non so perché. Ma non so perché ho scritto... No, perché guarda, ci vediamo la settimana prossima, ragazzi. Grazie a tutti. Però da questo, ma l'ho scritta davvero. Da questo si capisce anche, cioè, uno a casa si comporta, diciamo, in maniera diversa. Devo iniziare a fare una revisione. La risposta è dipende. Perché la risposta è fatte liga. E tu me sai, dipende. Dipende da come, capito? Io a casa, quando abitavo con i miei, ero obbligato a farla seduto, perché altrimenti se sì. Andavi fuori, capito, così te veniva. Mia mamma mo tagliava proprio, cioè, no, quindi per sicurezza. No, a casa mia non c'era questa usanza. Comunque ho letto, superati 40 da seduto fa bene alla prostata, quindi consiglio a tutti i maschietti che ci seguono di farla. A cena Edoardo gli abbiamo detto che praticamente il nostro era un podcast dei contenuti di approfondimento, capito? Dove si parlava di roba un po' perché si distingueva. Ma sai che dopo che voi due praticamente parlavate di questa cosa, a me mi si è cresciato il cervello, ho detto io adesso che faccio, capito? Però, vabbè, no, ma c'è sta. Comunque no, dipende. Vabbè, comunque dipende, però se fa bene alla prostata uno... Seduto. Dopo i 40. Sto fuori tempo massimo, però vabbè. No, vabbè. Ma dopo, non, te giuro, non iniziamo a parlare di prostata. No. Senti, Decore Podcast ci hai portato una playlist, ma ci hai detto anche qualche film che per te è decore. Te chiedo, li nominiamo e ti chiedo perché questo film in particolare per te è decore. Quindi, stando in Italia, c'eravamo tanto amati. Perché è un film decore per te? Perché dentro c'eravamo tanto amati c'è tutto quello che cerco... Non solo in un film, ma quello che cerco nella vita. Il racconto storico, il racconto d'amicizia, la storia d'amore, uno sguardo verso il futuro, una parte surreale della vita, una parte di sogno. C'eravamo tanto amati, per me è proprio... È veramente, credo, il motivo, non solo per me, ma per più generazioni, per aver cominciato a fare questo lavoro. Vedere lavorare tre attori... straordinari in quel modo, vedere rappresentate le nostre amicizie attraverso l'amicizia di Gasman, di Manfredi, di Satta Flores, della Sandrelli, vedere raccontato un pezzo d'Italia è l'aspirazione di ognuno che scrive una storia, riuscire a raccontare il proprio paese e riuscire a raccontare la generazione in cui vive. È un'aspirazione che viene continuamente frustrata perché c'è stato qualcuno prima di noi che ha fatto questo fin qui, che è qualcosa di incredibile e che io l'ho visto 300 volte, invito tutti a vederlo e a rivederlo, perché dentro ci stiamo noi proprio. Per me è veramente una specie di dizionario di cinema. C'è qualcuno in sala che non ha visto C'eravamo tanto amati? Non lo dirà mai perché si vergognano, però è pieno.
Alzate, alzate, tranquilli. Pieno, no, no. Non vi giudichiamo. No, non vi giudichiamo, li cacciamo, ma è... La porta è quella. Lo sai che io faccio, quando faccio, ormai è un po' che non li faccio, quando faccio gli stage, no, faccio degli stage sulla commedia. E allora vengono dei ragazzi che vogliono fare un corso di recitazione di 3-4 giorni sulla commedia. E io lo faccio apposta, in maniera pure un po' cattiva. Però la prima cosa che faccio quando sono seduti, dico, ok, chi è di voi che non ha visto I Soliti Ignoti? E normalmente tipo su 30 ragazzi, 22 alzano la mano, no? E io dico, ok, va bene. Allora, voi 8 rimanete, voi 22 andate a casa, andate a vedere il film che ha inventato il buddy movie, che ha inventato, cioè, il modo in cui in tutto il mondo si fanno i film in cui gli amici vanno a fare le rapine, le cose. Non ci sarebbe stato Ocean's Eleven senza Ocean's Eleven, senza I Soliti Ignoti. E poi tornate, mi guardano così, come a dire, mazza, ma sei così cattivo. Però un po' quella roba lì, secondo me, è un po' importante. Se non conosci la storia, questo in tutti i campi, anche nella musica. Se non conosci la storia della musica, tu pensi che hai scritto una canzone e dici, ah, sta roba è geniale. Poi qualcuno ti dice, ciccio, hanno fatto nel 43 sta canzone, con questi 3 accordi. E vale anche nei film. A volte mi capitano dei ragazzi che mi dicono, ho avuto un'idea fighissima per un film. Ok, va bene, fammela leggere, perché non mi faccio più raccontare le cose. Non so più, la gente mi ferma, ti devo raccontare una storia? No, devi fare la fatica almeno di scriverla, almeno il minimo sindacale. E poi mi dicono, guarda, un'idea fighissima. E dico, guarda, ci hanno fatto un film muto nel 39, poi ce l'hanno fatto uno nel 53, un remake nel 61. Se non conosci la storia del cinema, no, se non vai... I ragazzi di oggi, alcuni, non tutti, vogliono fare questo mestiere e non ci vanno al cinema. Vogliono fare la musica e la musica non l'ascoltano. Se non conosci la storia della musica, è difficile fare qualcosa di innovativo, di diverso. Per questo io faccio questa provocazione. Secondo film decore... Però io sono pure un cacacazzo. Ma mi sembra anche giusto. Secondo film decore, Febbre da cavallo. Qui. Febbre qua. Da cavallo... No, Febbre da cavallo è... Cioè, veramente non fa questo verso. Febbre da cavallo è automatico. Questa è davvero chi ne ha vista tenne a casa, cioè nel senso... Cioè, no, ma non tornare mai più. No, Febbre da cavallo è stato un flop totale. Cioè, quando Febbre da cavallo è uscito, è stato un flop al cinema. Nessuno ci è andato a vederlo. È stato criticato come uno dei peggiori film mai usciti nella storia del cinema. E poi, come tutti i grandi film di qualità, nel tempo, e questa cosa bella del cinema, lentamente ha fatto la storia attraverso il pubblico, che è l'unica cosa che conta nel nostro mestiere. È come fare un podcast qua da soli. Lo possiamo riprendere con la telecamera, sedimo fra di noi che siamo stati molto fighi, ma in realtà non ci ha cagato nessuno. Il pubblico a un certo punto lentamente ha cominciato a decretare che questo film era un film cult, per cui più generazioni hanno celebrato questo film contro la critica, contro il flop iniziale, contro gli attori, contro tutti. E questo per me è l'esempio del fatto che a volte da qualche fallimento nasce qualcosa che invece diventa cult. Terzo film decore, ce ne andiamo anche in questo caso lontani da casa, e ci hai detto Scarface. Guarda, ti posso dire, voi mi avete chiesto i film, la domanda era: quali film, se li vedi, non riesci a smettere di, se passi, non riesci a smettere di vederli? In realtà i film della mia vita, a parte C'eravamo tanto amati, sono altri. Potrei stare qui a fare finta di far figo di film di Kubrick o certi film di Wenders o un tipo di cinematografia. No, no, proprio quelli che non riesci a non vedere. Ma le cose decore non è detto che siano, sì, esatto, quelle, sì, cose, sì, su cui facciamo ragionamenti. Sono quelle cose anche un po' più basse che ci prendono la pancia. Quando, no? Io torno a luna di notte, c'è Scarface iniziato su Rete4, non ce la faccio a non vedermelo tutto, compresa la pubblicità. Madonna. Da sempre. Quindi sei fino ai 4 di mattina, sì, perché la pubblicità è... Sì, e lo so a memoria. Non posso fare me uno dei più coatti della storia del cinema, però quello è uno di quei film che non riesco a smettere di vedere per tanti motivi. Quindi questa è la risposta, è proprio de panza, no? De core. Vai Danilo, vai, spero che sia meglio, sì, di quella dei impiedi, no, seduti, no, perché io penso che lì hai toccato proprio il punto più basso della nostra carriera. Penso che non si potremo mai più riprendere da quella cosa là. Infatti no, le altre sembrano quasi belle. La scena più pericolosa che hai fatto in un film, dove magari hai pure rischiato di fatte male, diciamo. Fresi, cioè, ci ha raccontato che si è lanciato da un palazzo su un tappetone e si è chiuso come uno StarTAC e ha rischiato... veramente grosso, e praticamente poi
praticamente una comparsa sopra, pure sbagliato un movimento, gli volevano fare i falli, lui ha detto non vi dico cosa ha detto, va bene quello. No, devo dire che insomma su Smetto Quando Voglio qualche scena limite l'abbiamo toccata, nel senso che quei sidecar che guidavamo non erano rifatti, moderni ma rifatti, erano proprio originali degli anni 30 ed erano delle robe inguidabili, pesantissime, tra l'altro senza il raffreddamento, quindi il motore a un certo punto diventava no bollente di più. Ma la cosa più difficile, adesso che ci penso, non è stata tanto una scena da stunt, è che a un certo punto io e Stefano Fresi stavamo girando una di queste scene di Smetto Quando Voglio 2 all'Eur, e c'era la troupe, c'era la macchina che ci precedeva con la telecamera, e noi stavamo su un sidecar degli anni 30 con degli elmetti con la svastica, ok? All'Eur. A Torino. Solo a un certo punto c'era questa scena in cui la macchina presa girava per una strada e noi dovevamo girare da un'altra parte. Era molto figa da vedere, perché vedevi questa cosa, fium, fium, e noi sparivamo e se siamo persi al Torino, io e Stefano Fresi, io guidavo un sidecar al Torino, non c'era la troupe, non c'erano le telecamere, non c'era niente, io vedevo della gente che portava il cane a pisciare, che guardava due con degli elmetti con una svastica all'Eur, che ci hanno guardato come quella roba. Io e Stefano ridevamo, ma qualcuno ha pensato di linciarci, ma seriamente, perché poi non è che guidi sto coso, non potevi manco lasciare le mani, perché faceva tutto così, faceva un M-film, ma non ti sentivano, faceva M-film, faceva troppo rumore. E alzavi pure la mano dicendo no. No. Quindi, e non trovavamo più la troupe, quindi stavamo con sto svastica in testa, che non è che proprio a me mi faceva, era molto complicato. E l'altra cosa difficile è stata quando abbiamo girato la sequenza del treno. Allora, Smetto Quando Voglio 2, abbiamo fatto questa sequenza del treno, dove io sto sul tetto del treno. Ora, quella roba là che è durata per voi 5-7 minuti, per me è durata 2 settimane. Cioè, sono stato 2 settimane sul tetto del treno, a Barletta, in un tratto di treno, dal 2 al 14 agosto. Cioè, io stavo in piedi con delle corde, perché avevano pure che cadevo. In realtà dovevo stare forza in piedi, perché il tetto del vagone era talmente bollente per il caldo che non potevo nemmeno toccarlo, cioè era una roba. Quindi noi giravamo la scena in un senso. Poi, quando la scena si fermava, non è che io scendevo dal treno, andavo a mangiare i ghiaccioli, io rimanevo legato sul tetto del treno e tornavo indietro lentamente da solo sul tetto del treno. Ora, ci sta una cosa, vi invito ad andarla a vedere, ci sta una cosa che si chiama Lala Band, dove c'è, ed è praticamente, io a un certo punto sono impazzito, ho cominciato a ballare su sto tetto del treno, hanno fatto un promo che sta su YouTube, lo trovate, dove ci sono io che ballo, perché sono andato fuori di testa a 10 agosto, a mezzogiorno, sotto al sole, da solo sul tetto di sto treno. Ora il problema è che la ferrovia stava in mezzo, da una parte ci stavano i nostri mezzi che seguivano con le telecamere così, dall'altra parte c'è stava un pezzo di statale normale, con gente che guidava la macchina. Io stavo in piedi sul tetto del treno, fumavo, e sto treno andava così, e io vedevo della gente che mi guardava così, e mi arrivavano i messaggi su Instagram, e dicevo, ma scusa, io ieri stavo sulla statale, perché siccome non si vedeva la troupe, mi dicevano, ma che cazzo stai a fare sul tetto del treno a mezzogiorno? Io ho passato due settimane così, per andare a fare la pipì mi dovevano smontare tutta l'imbragatura, una cosa molto complicata, perché era un po' pericoloso. Quindi diciamo, questa è la scena più pericolosa. C'è un posto nel mondo che non sia Roma o casa tua, che per te è un posto decore, in cui un luogo, una nazione estera, un posto in cui dici, io quando voglio star tranquillo prendo parte e vado, cioè un luogo decore? Questo mestiere c'ha questa cosa meravigliosa, che ti fa scoprire dei posti dove non saresti mai andato in vita tua e nei quali ci lasci un pezzo di cuore. E qualche anno fa ho fatto una serie breve di 3 puntate con dei ragazzi con la sindrome di Down, che si chiama Ognuno è perfetto, e ho fatto questo viaggio di 4 mesi con questi 6 ragazzi con la sindrome, un viaggio vero, da Torino
abbiamo tutto il viaggio Croazia, Serbia, fino al confine con l'Albania. E ho viaggiato con loro, veramente, nel senso, stavamo sperduti in dei posti che non saprei in questo momento indicarti. Cioè, delle montagne della Serbia che in questo momento non so dove sono stato, però ce l'ho negli occhi, peso esperienze che ho vissuto con dei ragazzi che mi hanno illuminato proprio la via, mi hanno spiegato un modo di stare al mondo, mi hanno fatto pensare a tante cose della mia vita. E quindi non posso indicarti fisicamente un posto, so che nel mio cuore ci sono alcuni posti dove sono legati dei ricordi. Il ragazzo che fa mio figlio in questa serie si chiama Gabriele, un ragazzo che c'ha la sindrome e che mi sono portato a cena, che mi chiama il suo secondo papà. Ecco, quelle scene con Gabriele in questo albergo di merda, sperduto nelle montagne della Serbia, con lui che mi spiegava perché avrebbe chiamato il suo ristorante, quando avrebbe aperto il ristorante, come l'avrebbe chiamato, questa roba non me la scorderò mai, però non te so di dove sta. Ti chiedo una cortesia, quando abbiamo un attore in questo podcast gli chiediamo di leggere un testo, un estratto di un libro, una poesia, un qualcosa che gli piace particolarmente. Ti chiedo il favore di leggerci questo. Questa è questa è una poesia di Brecht, brevissima, ma in realtà non è manco una poesia, è una roba che quando io ho letto e continua a colpirmi ogni volta che la leggo, perché si chiama I piaceri della vita. È una cosa semplicissima e Brecht indica quelli che sono i suoi piaceri. E c'è un motivo per cui ve la leggo. E dice così: la prima occhiata dalla finestra la mattina, il vecchio libro ritrovato, volti pieni di entusiasmo, neve, il volgere delle stagioni, il quotidiano, il cane, la dialettica, fare la doccia, nuotare, musica antica, scarpe comode, comprendere, musica nuova, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentile. Io quando ho letto questa roba, non è che tutti proprio, io non c'ho il cane per esempio, non è che tutte queste i piaceri della vita comprendevano quelli che sono i piaceri miei della vita. Poi l'ultimo che lui indica per ultimo, che è quello più importante, è essere gentile. Ecco, questa roba, ma da quando sono adolescente, ma profondamente colpito. Cioè, non che qualcuno è gentile con te. Che il piacere della vita è che tu sei gentile con qualcuno. E questa cosa qua a me mi ha indicato un modo di stare al mondo. Continuamente. L'altro giorno leggevo sui social, come capita pure a voi, no? C'era un ragazzo che diceva: divido il mondo in due categorie, quelli che passano in piazza dei camerieri quando e quelli che non glielo passano. Una stupidaggine. Sembra una cazzata, se ci pensi, no? Sta lì vicino, ma è un gesto della stupidità, glielo passi così. E lui diceva: non vi rendete conto di che gesto è passare al piatto un cameriere che sta lavorando e che c'ha paura di sporcarti, di intruppare, fa una roba, magari sta al suo primo giorno di lavoro. E quello secondo me comprende questa roba qua, cioè l'essere gentile come gesto nei confronti degli altri, nel momento in cui tu anche stai pagando, cioè avresti volendo tutto il diritto di essere, no, coccolato, servito, non riverito, servito, e invece fai una cosa tu per gli altri nel momento in cui sei tu che paghi. Ecco, quella roba per me è essenziale. Siccome io ho fatto altri mestieri nella vita, non è che ho fatto l'attore da sempre, ho venduto i fiori al chiosco del cimitero, ho fatto il Pony Express, ho scaricato il latte la notte, ho fatto ben altri lavori. Questa roba qua, questa poesia per me rappresenta una specie di mantra che cerco di non dimenticare. Cioè che alla fine della fiera, comunque, qualsiasi cosa ti succede nella vita, il piacere che devi provare tu è essere gentile per qualcun altro. Pure quando hai visto, quando stai in fila a cassa al supermercato e c'hai la vecchietta con 3-4 cose che ti dice: mi fai passare avanti, tu gli vorresti dire: ma chi te se incula? Invece
Invece quando... devi essere gentile e dirti prego, quanto prego. È bella, però è bello, sì. Però dentro cioè... pensi sempre chi te se in culo, no? Perché è così. Però dovete fare lo sforzo. No, no, ma a me io sta cosa la capisco. Mi hai fatto venire in mente una frase di una canzone di, secondo me, un grande cantautore che si chiama Giovanni Truppi. Lui dice: il mondo si divide in due, le persone che empatizzano con chi sta male e le persone che empatizzano con chi sta bene, con quelli di successo, con quelli... È vero. E il mondo, secondo me, veramente si divide in due, e probabilmente è quello che vuol dire essere gentile, no? Guarda, l'altro giorno sono andato a fare una partita di beneficenza con i ragazzi della squadra degli attori, e stavo in questo ristorante a Sabaudia, e a un certo punto c'era sto cameriere poraccio che si stava a sbattere, eravamo veramente tanti così, e non è che gli abbiamo passato il piatto, noi stavamo in tavola, in tavolino a 4, abbiamo fatto una cosa di una stupidità, abbiamo messo i piatti uno sopra l'altro, certo. E uno di noi ha dati tutti e quattro insieme, cioè, ci sembra durante la partita dei Champions, quindi stavamo a guardare un'altra cosa, questo ha preso questi quattro piatti, ci ha guardato e ha detto: non mi era mai successo. Che è una cosa che tu dici, poraccio, pensa questo. Cioè, capisci quanto è facile a volte aiuta. E il problema è che non ti devi scordare un po' da dove vieni. Questo però è un altro discorso. Terzo brano Decore scelto da Edoardo Leo è questo qua. Decore Podcast, direttamente dall'Anticlub. Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino. Qui con ospite Edoardo Leo stiamo un po' scavando sulle cose che fanno stare bene Edoardo, e sicuramente una cosa che ci fa stare bene a tutti è la cucina, perché comunque dove giri te giri a mangiare, diciamo, è forse la cosa che in questo paese unisce e che ci fa stare bene. Quei momenti conviviali a tavola sono sempre i momenti migliori. Ognuno di noi ha una ricetta, una cosa che fa agli amici, una cosa che è il suo cavallo di battaglia, che dici: io così te frego, cioè penso, vieni a cena da me, oppure magari c'è un appuntamento galante. C'è pure chi c'ha globo e basta, cioè nel senso. E invece io, la mia curiosità è: domani tu c'hai un'amico a cena e vuoi passare una bella serata, stappi una bella bottiglia di vino, che gli prepari e soprattutto come lo prepari? Allora, primo vi dico una cosa, visto che abbiamo sentito questa canzone di Gigi Proietti, io ho avuto il privilegio, l'onore, chiamatelo come mi pare, di vivere gli ultimi 4 anni da vedere Proietti, a stretto contatto con lui, e di realizzare un documentario sulla sua vita che sta su RaiPlay, si chiama Luigi Proietti detto Gigi. Chiunque voglia fare l'attore, chiunque abbia amato Proietti, chiunque voglia capire com'è la vita di un grande artista, da dove viene, guardate questo documentario. Ma non perché l'ho fatto io ho dedicato la mia in questi anni a lui, ed è stato veramente, veramente un privilegio stare vicino a un fuoriclasse incredibile come maestro, incredibile. Io ancora oggi sento proprio questa fortuna che ho avuto, anche se ho cominciato pensando di fare una cosa per lui, in realtà alla fine è stato qualcosa che ha fatto per me. Per quanto riguarda invece le ricette, ci sono due cose, poi io ve ne posso dire una, però sono due cose che i miei amici mi chiedono di fare. Io sono appassionato di cucina, mi piace. Una cosa che mi viene abbastanza bene è lo spezzatino di cinghiale, che lo faccio discretamente. Però, va bene, però diciamo ci sta. Però in realtà, se ti dovessi parlare di una ricetta, è una cosa... io faccio una cosa strana con le patate, che tanti anni fa, io in televisione non ci vado quasi mai, perché i programmi invitano, non è che so proprio uno... che ci va volentieri, però tantissimi anni fa sono andato a questi posti di cucina e ho fatto questa cosa che all'epoca io chiamavo frittata di patate, ma in realtà non c'era l'uovo, quindi sto chef mi ha guardato e mi ha detto: ma che cazzo stai facendo? In realtà, che è una cosa che faceva mia nonna quando il venerdì c'erano gli avanzi, c'era un pezzo di formaggio, un pezzo di mortadella, un po' di prosciutto, un po' di roba avanzata così, e mia nonna faceva questa strana cosa che era una specie di gatto di patate, ma invece che farla al forno in padella. E lo so, è una cosa, qualcuno lo avrà... Comunque si fa... Devo dire la ricetta. Sì, 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 proprio. Si prendono delle patate, le lessi le patate, e poi le passi nel tritapatate, le schiacci con la forchetta. Poi fai un soffritto di aglio e peperoncino, ok? E metti il primo strato di patate in padella a soffriggere, che deve proprio la crosticina, quella proprio la crosticina seria, ok? Poi ci metti tutti gli avanzi della settimana,
tutto quello che rimane, un pezzo di caciotta, un pezzo di provolone, un po' di mortadella, un po' tutto là così, e ricopri con le altre patate lesse. Non c'è uovo, non c'è niente. Quindi lo ricopri, schiacci tutta questa roba e viene una roba così, dove si comincia a squagliare tutto dentro. E poi con una grande maestria, se ci riesci, ci ho messo un po', devi riuscire a girare questa col cosa. Coperchio, col coperchio. Col coperchio, ma è più a dirlo un attimo. Perché il coperchio, sai che c'ha? C'ha la vite. C'ha qua la vite un po' arrugginita, sì, sì, che te frega. No, poi di solito è pure un po' piegato. È mezzo piegato, sì. Poi c'ha un po' di righette. Quindi non è che tu lo metti e poi scivola. È più... E quindi praticamente faccio questa specie di... Non so perché la chiamo frittata di patate, no? Ma mia nonna la chiamava così. Eh? Come? La giro come una frittata a mancell'uovo. E quindi sono patate che fanno sta crosta incredibile, e dove ci stanno tutti gli avanzi della settimana. Il problema di oggi è trovare l'avanzi, perché tipo a me mi dicono cucina con l'avanzi, ma tu apri il frigorifero e voto, dici che cazzo c'è? Che una te volta, magni tutto. Una volta era più facile, no, perché i nonni compravano diciamo di più, c'avevano sempre... Io c'avevo l'eterno litigio con mia nonna, era che comprava il pane fresco, sì, però se doveva mangiare prima quello... Io, ma che cazzo, ma se no, mangiamo c'era quello di prima, poi è più fresco manco questo. Ed era, io non ho mai mangiato il pane fresco in vita mia, perché mangiavo sempre quello del giorno prima. È un'eterna rincorsa al pane fresco che non è mai finita. C'era pure la classica cosa che ti diceva nonna, questa è buona, ma devi sentire domani. Allora, dammi la domani, che cazzo. Ma dai, oggi, io me la mangio oggi, né? Ma Alessandro a tutti gli attori fa leggere, diciamo, una poesia, un estratto di un libro. Io a tutti gli attori faccio leggere una ricetta vera. Oggi abbiamo i bucatini alla matriciana, e letti da Edoardo Levo. La letti ricetta. Senza occhiali. Senza occhiali. Io non... No, vabbè, dai. Ah, ma proprio così? Ma questa, sì, ma questa proprio... l'hai scritta tu o l'hai tirata giù da... No, proprio copia e incolla, che non è che ci lavoro... Ce lavoro più di tanto. Se utilizzate i pomodori, ma la leggo ufficiale, cioè la leggi da attore ufficiale. Attore, noi faremo poi una clip dove questa risulta la ricetta tua. Perfetto. Capito? Se utilizzate i pomodori freschi, per prima cosa sbollentateli per pochi istanti in acqua bollente salata, scolateli e raffreddateli sotto acqua corrente. Dopo averli pelati, eliminate i semi e tagliateli a filetti in una padella, preferibilmente di ferro, scaldate l'olio e aggiungete il guanciale tagliato a listarelle lunghe, circa un paio di centimetri. Quando avrà iniziato a fondere, unite il peperoncino. No, perché guardate come è scritto in grassetto questo, e questo qua l'ha fatto con bozza per risparmiare sulla stampante. Cioè, no, vedi che è un po' sbiadito. Perché io non ci vedo, quindi... Rosolate il guanciale fino a quando avrà preso colore, quindi sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare, scolate il guanciale e tenetelo da parte al caldo. Nella stessa padella mettete i pomodori pelati schiacciati oppure quelli freschi precedentemente preparati, regolate di sale e cuocete per il tempo di cottura della pasta, che nel frattempo avrete buttato all'interno di una casseruola con acqua bollente salata. Tu a casa c'hai la casseruola? No, io non c'ho niente. La pentola. Sì. La casseruola non esiste. Cioè, è un'invenzione. Ma chissà di che è? Questa ricetta era di... Come si chiamava? A Como. Quando sarà quasi giunta a cottura, unite il guanciale al condimento ed eliminate il peperoncino ed aggiungeteci del... No, vedete me. Rileggi, va letta. Cioè, aggiungeteci del prezzemolo... E una punta di panna. Sì. È questo. Scolate la pasta al dente. Allora, domani uscirà, cioè, l'articolo Edoardo Leo fa la matriciana con la panna. È questo qua. Adesso quando tu dicevi che gli articoli prendono... Edoardo Leo fa la matriciana con la panna. Un applauso, ragazzi. Aggiungeteci del... È finita. Ti piace la matriciana? La mangi? Col prezzemolo. Certo. La mangi? Io l'ho mangiata spesso con la cipolla, perché lontano da Roma la fanno con la cipolla, l'ho mangiata. In realtà, secondo me è l'errore meno grave. In realtà la storia delle ricette è un po'... Io faccio uno spettacolo che si chiama Ti racconto una storia, dove spiego come le storie
cambiano nel tempo. In realtà, adesso questa roba, scherziamo, a me mi è capitato di mangiare la matriciana col prezzemolo in certi posti che non dico. Per decorare sopra. In realtà la storia di alcune ricette è molto curiosa, nel senso che la carbonara come noi la mangiamo, che tutti pensiamo che, oggi se vai in un posto e ti fanno la carbonara con la panna, tu chiami i NAS, cioè chiami l'ufficio di igiene e dici, vabbè, chiudete sto posto. In realtà non è, nel tempo non si sa bene come si è sviluppata sta ricetta. Non so se lo sapete, la storia è un po' controversa. Però Gualtiero Marchesi, il più grande cuoco italiano, a Parigi fa la ricetta della carbonara e ci mette mezzo chilo di pasta, mezzo chilo di pane da cucina. Però, ma i social, poi, cultura i social popolare, l'hanno fatto tutta. Cultura popolare. Guarda, la storia della carbocrema è uscita fuori negli ultimi 7-8 anni, anzi, forse pure prima. A casa mia la carbonara si faceva con l'uovo cotto, perché l'uovo crudo faceva male. La salmonella. Quindi, sì, la salmonella. Sì. Quindi mia madre poteva presentare sta frittata e tu te la mangiavi, né? Dicevi, oddio, non hai la carbocrema, gli tiravi il piatto. No, ma no, è cultura popolare. E insomma, nei celebrity, diciamo, nei programmi di cucina, se cucini male ti tirano il piatto, sì, o rifaccio, cioè nel senso che me rebbe di rifaccio, non ti è piaciuto, lo rifaccio. Però però la storia della cucina c'ha questa cosa meravigliosa che alla fine è il pubblico che decide. Cioè, a un certo punto la gente ha detto non si può cucinare con la panna, non ha deciso nessuno chef, sì, cioè sì, vero, che la carbonara si faccia così come la mangiamo. Non è stato codificato, non c'è nessuna ricetta codificata della carbonara fino agli anni 60. All'inizio erano gli americani che con l'uovo liofilizzato e il bacon facevano quel scramble eggs e poi uno ha detto mettiamoci la pasta dentro. Ma poi noi degli anni 90 siamo mangiati tonnellate di pernetta a vodka, cioè panna a sfascio, nessuno si lamentava. Quindi. No, anzi, qualcuno, non si sa chi, ha detto... È troppo facile cucinare con la panna da cucina. Non si sa chi ha detto sta cosa e si è sparso il terrore che se cucinavi con la panna era uno stronzo. E quindi perché è accaduto questo. È così. Ora noi ci indigniamo di fronte a certe cose, ma negli anni 80 ci siamo mangiati le pennette alla vodka. Ma tutto quello che si siamo mangiati sta bella matriciana col prezzemolo e la panna, si siamo mangiati prima la frittata... della ricetta senza uovo di Edoardo, poi tocca pure smartirla. Quindi tu nasci calciatore, ma tu ora che sport fai? Sei già passato al padel, come diciamo il 99% delle persone dello spettacolo, hai ancora detto che partecipi alla nazionale attori di... Sì, raramente. La verità è che io gioco a pallone con gli stessi amici che avevo da ragazzino di Montesagro. E non so perché questo racconta questa cosa, però vabbè. Comunque, io ho una squadra di persone che nessuno fa il mio mestiere. Ci stanno chi fa il finanziere, chi monta le caldaie, chi c'ha una tavola calda, chi fa l'avvocato. Tutta gente utile, però. Sì. Perché finanziere, tavola calda, avvocato. No, ma sono tutti utili, poi qualsiasi tutti cosa fai. Sono... Chi monta le caldaie, più utile di tutti. Più utile di tutti. E da sempre io gioco a pallone con loro una volta a settimana, ma ci posso prendere gli aerei per tornare. Perché poi alla fine della partita noi andiamo in questa tavola calda che è di proprietà del, diciamo, quello che noi chiamiamo il presidente della squadra, che è questo posto che si chiama il Papero Giallo, dove noi a mezzanotte ci chiudiamo dentro in 10-12 a Montesagro e facciamo... E quindi giocate lì ai campi davanti, sicuramente. Là vicino. Perché pure io spesso andavo a mangiare là e andavo a giocare prima. Esatto. E facciamo questa cosa in cui... Che per me è una specie di ciambella di salvataggio, perché a loro del mestiere che faccio non gliene può fregare di meno. Fanno i falli pesanti. Ma noi... Perché giocano con me. Gli importa se ho giocato bene o se ho giocato male. A mezzanotte ci mangiamo gli avanzi della tavola calda, quello che capita, cuciniamo qualsiasi cosa, ma io mi sento libero perché non gli frega niente del lavoro che faccio. No, là dentro, a quell'ora, in quel momento, sono uno come tutti gli altri, come giusto che sia. E per me quella roba lì è un respiro totale, perché non c'è nessuna benevolenza per il fatto che faccio un mestiere pubblico, ma ha giocato male, bene, ha giocato de merda, fine. Il resto è una cosa che riguarda me, per cui quella cosa per me è una boccata d'ossigeno totale. I miei migliori amici, le persone
con cui condivido tanto da me, stanno là, lo spogliatoio, stanno là dentro. In che ruolo giocavi? Io purtroppo faccio il regista pure là, però questo è un gioco centrocampista là dentro, però sai, lì ci sta nella mia squadra gente che ha fatto la Serie A e poi adesso magari fa altro nella vita. La Serie A addirittura? Sì, qualcuno sì. Beh magari Federico, sì. Mio amico, uno dei miei migliori amici, è uno che ha giocato in Serie A con la Fiorentina, poi adesso fa l'avvocato tanti anni, non è un ex calciatore famoso, ma è uno che ha fatto il professionista, Alessandro Cucciari, è uno che ha giocato tutta la vita in Serie A. Ma là dentro il motivo è un altro, cioè noi andiamo a giocare a pallone per poter andare a cena insieme e parlare di altra, non mi chiedono niente di quello che faccio, del mio lavoro, non gliene può fregare di meno, e per me è proprio una cosa bellissima, perché mi sento parte di una comunità assolutamente normale, che è proprio quello che desidererei da mia vita. C'è una cosa che si è inventato Danilo, cioè forse una delle cose più belle che ha portato a forse questo l'unica. Progetto, forse l'unica. Sicuramente. Infatti secondo me gliel'ha suggerito la moglie, perché di solito le idee buone vengono da lei. Praticamente lui si è inventato questa catena tra ospiti. Cioè ogni ospite fa una domanda all'ospite che verrà dopo, quindi c'è, se riesco a trovarla, eccola qua, Stefano Fresi che ti ha fatto una domanda. Sì, nel frattempo che Stefano Fresi ti ha fatto la domanda c'è successo qualsiasi cosa, quindi sono passati tipo 2 mesi. Anzi, però chiediamo scusa anche al nostro pubblico, perché il Tevere si è allagato, la barca è affondata e si è cambiato posto. Tutto. E non si è capito niente. È affogato uno in canoa. Cioè, è successo sì, davanti ci ha affogato in canoa, abbiamo chiamato i vigili. Che vigili del fuoco, fluviale. Sì. È arrivato, sono arrivato, però hanno salvato i e facevano aiuto e guardavano Danilo io non posso fare niente, questo perché ci affogava davanti. I vigili del fuoco sul fiume che fa? No, potrebbero spengere l'incendio su una barca, sentono un po' inutili, quindi però hanno salvato. L'abbiamo prontamente raccontato anche la sera con Stefano Fresi che la vita con Stefano Fresi davanti è successo. No, eravamo io, Stefano Fresi e Danilo affacciati alla barca a vedere questo che affogava, non potevamo fare niente con sta canoa, abbiamo chiamato l'aiuto. E praticamente quella è una dimostrazione di come la vita ci stava affogando a un metro, e quello, ma veramente un'ansia tremenda. Come la vita, diciamo, è molto più articolata, speciale e fantasiosa di qualsiasi film o di qualsiasi scrittura, perché a un certo punto è arrivato un anziano con 2 aschi su un gommone, quindi c'erano 2 aschi su sta barca a salvare quest'uomo che affogava, cioè delle cose che mai viste, sembrava una cosa incredibile. E lì abbiamo capito che dovevamo cambiare location. Forse non l'abbiamo capito abbastanza in tempo, perché poi abbiamo continuato a programmare, però torneremo. Cioè, 2 aschi sul Tevere è un'immagine importante comunque, cioè esatto. Stefano diceva proprio, vedi che è inutile che scriviamo film, facciamo, perché poi la domanda era: si possono fare ancora bei film, visto che quando si parla di bei film si va sempre indietro a prendere film di una volta? La domanda è sì, però se dovessimo dare un'indicazione, un consiglio, un capire perché oggi determinati film non sono belli come i film di una volta, Stefano ha detto perché bisognerebbe riuscire un po' più per strada. E l'esempio è quello che ci è successo davanti. Se ritorniamo a raccontare le cose che vediamo per strada, probabilmente riusciamo a fare dei film. Il neorealismo è l'esempio, diciamo, più lampante, però in generale, se ritorniamo a raccontare, gli sceneggiatori, gli autori dovrebbero tornare un po' per strada. Posso dirti una cosa? Io, c'è una parte di ragione in questo, però c'è qualcosa di diverso, nel senso che se io prendo, se avessero fatto questa domanda a Proietti e Montesano a 2 settimane dall'uscita di Febbre da Cavallo, gli avrebbe detto: perché Febbre da Cavallo hai fatto questo film che non rappresenta così? Il problema è che la storia ci mette un po' di più, la lente con cui noi raccontiamo le cose è una lente che è molto piccola. Il problema è che non sai come un film possa in qualche modo raccontare la storia d'Italia a distanza di 30 anni, 40 anni. E quindi alcuni film che oggi noi sottovalutiamo, magari invece tra 20 anni potrebbero diventare dei cult assoluti. Io lo capisco a volte quando il pubblico mi dice: ma io i film italiani non ci vado a vederli, ah no perché io vado a vedere Mission Impossible, per carità, ah no perché voi fate, a me a volte sento dire: no, facciamo, noi italiani non abbiamo idee, facciamo i remake degli altri. Io dico sì, però bisogna, uno quando dice una cosa deve sapere di che parla, il minimo sindacale.
e ti chiedo, dimmi qual è nella storia del cinema il film con più remake mai fatto in tutti i paesi. Perfetti Sconosciuti è un film italiano, il film con più remake nella storia della cinematografia mondiale è un film italiano. Io se faccio il remake di un film francese apro i social e trovo, ah, siete senza idee, siete sempre gli stessi, però a un certo punto non puoi dare retta a tutti, perché ognuno dice la sua, ma poi bisogna capire i dati, la realtà di fatti è molto diversa, e che perché un film diventi un cult ci vuole molto tempo. Ma anche alcuni film che oggi noi celebriamo all'epoca quando uscirono, adesso non voglio essere retorico, ma Totò fu massacrato quando c'era quei film, oggi lo celebriamo come giustamente con un grande eroe, ma i suoi film erano considerati spazzatura, era mal recensito dalla critica, aveva un successo di pubblico, ma la gente diceva, ma quello non è cinema. Oggi succede la stessa cosa, è il tempo che ci dirà, è la distanza dalla storia che ci dirà se certi film resistono all'usura del tempo o no. Io non credo che il cinema italiano stia molto peggio di come stava prima, sinceramente, semplicemente che è passato un po' di tempo e ci vorrà del tempo per giudicare quello che stiamo facendo in questo momento. Poi è ovvio che Stefano, giustamente come me, è malato per è arrivato il suggerimento da casa è malato per certe storie che raccoglie per strada, ascoltare la gente per strada. Io faccio uno spettacolo dove racconto gli aneddoti che mi sono accaduti nella vita. Alcuni sono talmente assurdi che sono paradossali, cioè nel senso che dici non è vero, te li sei inventati. Però a volte quegli aneddoti, che sono alcuni veramente molto divertenti, non bastano a reggere una storia di un film. La vita reale è figa, ma a volte non regge la storia di un film. Quindi secondo me, per dare un giudizio definitivo su quello che stiamo facendo, secondo me ci vuole un po' di tempo. E infatti ci interessava molto sapere anche il tuo punto di vista, perché questa domanda l'abbiamo fatta un po' a tutti gli attori e registi, le persone che ci sono venute a trovare qui, e il tuo è un punto di vista diverso, nel senso è molto interessante dire vediamo cosa succederà, perché molte cose quando sono uscite non erano dei cult, non erano qualcosa che hanno questa attenzione, questa aura, questa cosa, ma l'hanno acquisita. Andò male, tempo. C'era Notte in America. Assolutamente, certo. E che adesso noi celebriamo come un grande capolavoro, quello che è davvero. Ci sono dei film assoluti che andarono male e che sono stati lentamente riscoperti col tempo. Quindi per quanto riguarda, come dire, il modo in cui attecchiscono sull'immaginario collettivo, secondo me ci vorrà un po' di tempo. Però quello che è il gusto immediato delle persone, la gente, chi paga c'ha sempre ragione, chi va al cinema paga e dice questo mi piace, questo non mi piace, c'ha sempre ragione. Però nella storia non sempre i film che sono diventati dei veri cult hanno avuto un successo immediato. Vogliamo sentire la domanda che ti ha fatto Stefano? Vai. Poi hai una domanda che da fare Edoardo Leo, io gliela riporto poi. Questa non facciamo una catena tra ospiti, sì, questa è una bella idea, mi stupisce ogni tanto. Ma non lo so perché... No, non lo posso fare. Una domanda finale da fare a Edoardo Leo. Ti sto a fare una cosa brutta, però la faccio. Ma dici a me. Allora, chiedi... Come i bambini, tutto quello che... Tu gli chiedi questa cosa. Ma voi attori del gruppo Di Noi e la Giulia, quando è il compleanno di uno di voi, come vi fate gli auguri? Quindi non c'è il coraggio di rispondere. Come vi fate gli auguri? Che merda però questa. Gliela mandiamo sta clip su WhatsApp a Stefano, gliela mandiamo. Ma non posso dire sta cosa. Ma puoi anche edulcorare, noi non sappiamo come vi fate gli auguri. Come lo edulcoro? È impossibile edulcorarla. Vabbè, vi dico la verità, ma mi sto vergognando. Ti giuro, lo chiamo fra 5 minuti. Allora, c'è questa chat che sopravvive dal 2015. Io, Claudio Amendola, Luca Argentero, Stefano Fresi e il mio aiuto regista Simone Spada, che ora è diventato un regista affermato, che è il regista di Schiavone e di altri film che avete visti. Per ogni compleanno di ognuno di noi, il rito, non mi chiede, ma come cazzo faccio di sta cosa? Porco Giuda.
Il rito che ognuno di noi si fa un video. Si fa un video in cui fa gli auguri. Cioè, che so, è comprando dei Fresi, noi facciamo gli auguri a Fresi, ognuno di noi fa gli auguri a Fresi seduto sulla tazza del cesso. Allora te ci metti seduto, non so noi, sto ritornando. Ma no, per fa la pipì. Attenzione. E diciamo, nel momento principale della mattina, quello che adesso non sto a spiegare, e noi, ognuno di noi fa gli auguri a... Questo succede da 8 anni. Da 8 anni ognuno di noi riceve gli auguri sulla tazza del cesso. Io se pubblicassi quello che mi manda Luca Argentero dalla tazza del cesso, farei dei soldi per comprare le ville. No, diciamo degli auguri sotto sforzo. Sotto sforzo, sì. Bravo. Proprio sotto sforzo. Non lo posso fare perché è troppo mio amico. Ma mi comprerei delle case con i video di Luca Argentero sulla tazza del cesso. Non lo farò mai. Però questa era una cosa che... Ma è bellissimo. Grazie, insomma, Stefano, non è grazie. Proprio romantico. Però è un rito che rispettiamo da parecchi anni. E è quando uno non lo fa, tipo che ha fatto colazione e ha perso l'attimo, si giustifica, scusa non ho potuto farlo, ti faccio sto video mentre piscio perché non posso, quindi ci mandiamo delle scuse. Ruberemo questa idea, cioè per me mi sembra geniale, mi sembra. Per continuare questa catena, non sappiamo quando e non sappiamo dove, perché ormai Le Core Podcast è un podcast itinerante, abbiamo delle puntate fissate, avremo la settimana prossima sia Giancane da Parco Appio che Ruben di In Cucina con Ruben, quindi se volete venire li intervisteremo da Parco Appio. Però diciamo, la domanda che vogliamo che tu faccia al prossimo ospite, il prossimo ospite programmato è Valerio Aprea. E quindi vorremmo che tu facessi una domanda a lui che noi poi gli riportiamo come Stefano l'ha fatta a te. Cosa gli chiediamo a Valerio? Mi date 30 secondi, ci vogliono per capire il mio rapporto con Valerio Aprea. Che è un rapporto... Io ho fatto la prima tournée con Valerio Aprea 23 anni fa, condividendo stanze d'albergo. Io e Valerio Aprea facciamo veramente, perché questi poi i ricordi che ti legano, no? Guadagnavamo pochissimo, dividevamo la diaria cercando di risparmiare sulle cene, i pranzi, una roba triste. Gli potrei chiedere un sacco di cose che non so se si ricorda, però chiediti, allora la domanda è questa: Valerio, ma tu te lo ricordi quando a Carpi noi abbiamo litigato dentro al ristorante subito dopo lo spettacolo, perché quello ci ha detto che non voleva più le compagnie teatrali dentro al ristorante? Tanto a Carpi non se n'è accorto nessuno. Non so se ci ha mai fatto caso, su tutte le notizie esce fuori una cosa strana, succede sempre a Carpi. Tipo la polizia ferma un uomo vestito da Batman a Carpi. Tutto a Carpi succede. Io ho ancora diverse domande da fare. Non ce le possiamo perdere, no. Non vediamo l'ora che tu tipo le facessi. Anche quest'altra domanda, non so, quale di queste cose ami fare di più nella sfera privata? Passare l'aspirapolvere, buttare l'immondizia o fare la spesa? Cioè, ma quell'altra domanda? No. Fare la spesa. Fare la spesa. Fare la spesa mi piace. Lo sai perché ho scelto tra queste? Perché queste sono secondo me le tre cose che amano di più fare i maschi. Io amo tantissimo passare l'aspirapolvere. Io mi scelgo anche l'aspirapolvere. Sei serio? No, serio. Io sono un mega fan, puoi dire, cioè mia moglie. Fan dell'aspirapolvere. Me la compro come la voglio io. Io non so se la Dyson ci segue. A casa mia, io... non so manco dove sta. Quindi non fare la spesa. Fare la spesa. No, fare la spesa invece sì. Manco tu. Non hai problemi quando vai a fare la spesa, tipo sì, mentre stai a reparto, che ne so, formaggi così che ti riconoscono, facciamoci una foto. No, ma noi facciamo una foto, quello figurati. Le cose più belle sono le domande. Tu stai col numeretto in fila e ti dicono: tu che fai qui? Sto col numeretto, no, però... signora, che cazzo sto a fare qui? A volte mi è capitato fuori alle scuole.
No, però a me che ne so, penso uno dice, vedi, Edoardo Leo si compra il prosciutto un'offerta, capito? Sì, no, quello vabbè. Cioè, quello, no, quello ti senti obbligato, cioè se stai circondato da persone e guardi intorno e prendi, ok, il serrano, quello... Pata negra, devo fare imbortire, pata negra. No, però quella è una cosa che succede, a me succede anche fuori a delle scuole, aspettando i miei figli fuori a scuola, mi hanno detto, ma scusa, ma tu che fai qui? Mi piace vedere gli altri che escono da scuola, i figli dell'altri, vengo a vedere, così non c'ho cazzo da fare, vengo a vedere i figli dell'altri. A volte succede... è un problema. No, sì, succede, però ci sta, voglio dire. Però fare la spesa mi piace, perché purtroppo non ho ancora perso questa cosa che era la roba di... che quella roba non la perdi mai, secondo me, che non dipende dal benessere della cosa. E devi vedere quanto una cosa costa al chilo. Sì. No? C'è fatto caso che tu dici, prendo sta confezione, costa poco, poi vedi quanto costa al chilo e dici... Sì, sì. Quella è fondamentale. Quella roba non ti passa mai. A me succede mai. Col tonno, perché il tonno, se vedi quanto costa al chilo... spaventi, cioè sbarri gli occhi e non compri. Faccene un'altra, dai. Cioè, dai, sì. ne faccio una. No, vabbè, poi c'ho anche domande serie, perché tu hai fatto diverse volte, oltre che l'attore, regista, attore teatrale, anche il presentatore. Io, ad esempio, sono stato a Sanremo nell'anno in cui tu hai fatto il Dopo Festival, che secondo me era veramente fantastico. Ti piacerebbe rifare il presentatore e magari di qualche programma televisivo? Assolutamente mai più. Io l'ho fatto due volte, ho fatto il concerto del primo maggio e ho fatto quel dopo festival che era veramente, cioè non te lo dico perché ci stai qui, ma era veramente, no, ma lì bello. È successa una cosa strana, che Baglioni mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo farlo. Io ho detto, ma sono rimasto molto sorpreso, perché non è una roba che mi apparteneva. Io ho detto di no. E poi lui ha insistito e io l'unica condizione che gli ho posto era, guarda, io non vengo a fare presentare Dopo Festival, non sono un presentatore, non lo so fare, se posso reinventare, cioè posso dare una mia versione di quello che è successo. Mi sono portato dentro i miei amici Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello e Paolo Genovese e ho fatto quello che... però è stata un'esperienza molto faticosa, bellissima ma molto faticosa per me, e che non rifarei. Nel senso che sono contento di averla fatta, ma credo che sia giusto che ognuno faccia il suo mestiere, e quella roba per me è troppo stressante. La diretta televisiva per me è troppo faticosa, quindi non spero di non doverla rifare. Senti, a noi ci piace lanciare appelli. Cioè, a voi. Sì, sì. Perché noi abbiamo questo sogno, cioè che chi ci viene a trovare esprime un desiderio. E poi se questo desiderio si realizza, noi diciamo siamo stati noi. Cioè avere capito questa cosa che ce lo accreditiamo. Sfruttiamo quindi le capacità degli altri. Insomma. Poi magari è successo comunque, però noi diciamo che è merito nostro. E che appello devo fare io? No, un appello. Nel senso, c'è un artista, un musicista, un attore, un regista nel mondo con cui ti piacerebbe collaborare? Sì, certo, ma non nel mondo, in Italia. Ci ho sogni molto più piccoli, nel senso che io non ho mai lavorato per esempio con Paolo Virzì. Ed è un regista che stimo, che adoro e con il quale mi piacerebbe moltissimo lavorare. Non ho mai lavorato con Salvatores. Ecco, Virzì e Salvatore sono due registi che con i quali mi piacerebbe confrontarmi. Sono stato uno fortunato nella vita. Ho lavorato con molti registi che apprezzavo, che apprezzo. Ozpedec, Paolo Genovese. Adesso ho fatto il film di Liliana Cavani, che è la decana delle nostre registe. Ho lavorato con autori come Ivano De Matteo, quindi non mi lamento. Però ecco, Virzì e Salvatore sono due registi con i quali mi piacerebbe molto lavorare. Allora, iniziamo con Paolo. Paolo, senti, allora noi vorremmo veramente, Decore Podcast che ti parla, il nostro sogno è che il prossimo film che farai ci sarà, diciamo, Edoardo Leo a recitare in un tuo film. Se dovesse andare in porto questa cosa, una particina per me e per Danilo, anche... ce la facciamo sci così, però una cosa anche proprio sì. Non parlare. Passo dietro, io anche se benissimo. Passo dietro, cioè a me... Danilo. Che non lo so fare bene comunque, perché è difficile passare dietro. È difficile. Guarderei però... subito in camera, fare quelle cose in ciampo. C'è il contratto nazionale, le comparse prendono, cioè, ormai, c'è la paga minima. Codifica, c'è la paga minima.
Quindi Danilo si accontenta della paga minima. Noi vorremmo Edoardo possibilmente protagonista, vogliamo esagerare. Io mi accontento di quello che c'è, però se dovesse succedere, diciamo possiamo oppure dire Edoardo comparsa, io protagonista. Potremmo... sembra ma più equilibrata come cosa. Perché no? Giusto, se giusto, succede, giusto. Io costringo Virzì a venire qua a farvi intervistare. A farsi intervistare da voi. Poi allarghiamo, diciamo, Salvadores. Allora, noi amiamo molti i tuoi film, vorremmo vedere, perché noi tagliamo tutte queste clip, poi le mandiamo, le mettiamo hashtag, chiediamo alla gente di condividere, poi magari succede, che ne sai? Proprio per colpa di questa clip qui non succede. Uno dei migliori attori italiani. E guarda, noi... ti dico la verità, io una volta l'ho detto in un'intervista questa cosa di Salvadores, e Salvadores mi ha scritto su Instagram, capito? A volte siamo un paese un po' più piccolo di quello che immaginate. Mi ha scritto: ma anche a me mi piacerebbe lavorare con te. Io pensavo che era un account fake in realtà. E invece era proprio lui che mi ha scritto. Non è mai successo, però ho apprezzato il gesto. Però, ok, però poi non è successo. Noi vorremmo che. Quindi... voi volete attribuire, diciamo, esatto, la paternità. Esatto. Ai musicisti nei featuring chiediamo un punto di SIAE. Agli attori nei film chiediamo una particina. Comunque ci deve essere un ritorno. Va bene. Cioè, comunque, questa è l'Italia. Ci sto. Quindi. Cioè, sta sto pizzo che. Se doveste vedere un film di Salvadores di Verzicco, Edoardo Leo, e non vedete che ci siamo noi. Cioè, facciamo qualcosa, perché comunque noi il nostro ce l'abbiamo messo. Danilo, abbiamo tu... magari delle domande dal pubblico, dai, sennò sembra che facciamo solo noi. Qualcuno vuole fare una domanda? No, fa troppo lunga che io la devo ridire, poi non mi ricordo. No, un film italiano contemporaneo o in generale? Contemporaneo. Guarda, per fare un omaggio a un amico e a un artista che stimo, ti dico Il Traditore di Bellocchio, interpretato da Favino, che secondo me è un grande film, in cui Pier Francesco fa una performance incredibile. E quello è un film... non mi succede raramente, perché invece ho grande rispetto poi degli altri artisti, di quello che fanno, dell'originalità delle cose che fanno. E quando ho visto Il Traditore ho detto, beh, quella roba lì mi sarebbe piaciuto lavorarci. Quello sì, anche per lavorare con un maestro come Bellocchio, che insomma non è proprio secondario, diciamo. Prego, figure. C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa a Edoardo? Noi siamo qui a disposizione. Vedo una mano da fuori. C'è uno in piazza. Venite, venite, noi. Video auguri. Ma... vabbè, è una domanda intelligente. Mi vale rubare il lavoro. Questa è una domanda intelligente. Hai ragione, bravo, mi piace. Allora, quello se che aspetta, accade quello che è un miracolo, se no lo fingiamo. Quello cioè, che fingiamo, è stato chiesto, perché no, sennò a favore di podcast. Fingiamo lo sforzo. Non si sente. Cioè, è così. Sì, no, facciamo così, poi facciamo... auguri Claudio e tiriamo la cosa. Funziona così. Qual era la domanda, Danilo, a favore di podcast? Ripetila così. Gli è rimasto tanto di sto podcast, ragazzi. Abbiamo parlato dunque anche di argomenti. Una cagata di podcast, però vabbè. Questo lo taglio. Lascio solo la parte in cui dicevi che ci seguivi. Una cagata di podcast, adesso lo elimino. No, noi lasciamo tutto. Noi diciamo no, che aspetto già, domani mi chiama Claudio, già lo so. Perché? Ma è colpa dei Fresi. Ma non si dicono delle cose così intime. Qualche vabbè. Altra domanda? Senti, bene, ma è venuto Stefano, se è venuto te a sto punto ci puoi dare una mano per far venire Claudio Amendola? Sì, comunque, ma certo. Se ci aiuti, noi chiediamo ogni volta all'ospite se ci dà una mano a far venire un altro ospite. Sì, sì, sì. Questa, no. Noi usiamo sempre queste facciamo. Piccole, questi mezzucci. Si chiama diciamo, mafia, non c'è esatto. problema, è una cosa di questo paese, funziona così, si domani chiama mafia. Domani troverai altri... un mio WhatsApp che ti dice, ma allora Claudio Amendola... Sì, lo so, in altre regioni la chiamano Camorra, è una cosa normale. Cioè... però è come quando tu fingevi nei provini di essere stata la scaletta a scuola di teatro. Sì. Diciamo che la mitomania e la falsificazione in Italia vince sempre. Assolutamente, nel mio caso... anche nel caso di Danilo. Già, no, ma è già un miracolo che Edoardo è venuto qui, perché mi ha risposto ad un messaggio su Instagram. Già questo. No, no. Ringrazio. È un miracolo, no, vero? No, no, no. La verità è che fate delle cose interessanti. Io ti ho detto la verità. Stavo sul set e ho fatto vedere una tua video ricetta alla troupe, tutta la troupe. E stavano tutti abbastanza, erano tutti molto divertiti da questa cosa, e quindi
cioè c'era una roba che era originale, che non avevo mai visto fare prima, e mi divertiva, mi piaceva, quindi a me piace dirlo. Quindi ci ho detto, preferite, trovo interessante, trovo originale. Penso che la cosa figa in generale tra artisti comunque è avere il coraggio di dirsi: oh cazzo, ma quello è bravo, fammi i complimenti, ha fatto una cosa nuova alla quale tu non avresti mai pensato. Bisogna dirsele le cose, sennò ognuno sta nel suo orticello a coltivarsi le sue cose, ma poi dopo è un po' sterile, secondo me, quella roba lì, non ti fa crescere. Uno invece prende ispirazioni da tante cose, come alcuni che vengono a vedere i miei spettacoli e magari mi dicono: ah, però mi è venuto lo spunto, l'istinto di fare un'altra roba, di sviluppare una cosa mia, che è quello che mi è successo a me quando ho visto Proietti, fare alcune cose. Non puoi mai pensare di imitare qualcuno, però che qualcuno ti dia uno stimolo, una spinta per fare delle cose nuove, quello è interessante. Ma prima, io vedi, però ho fatto anche domande serie. Prima hai parlato dei film italiani che vengono un po' delle volte denigrati, però ci sono dei cliché nei film italiani che si ripetono, come delle volte cose che si ripetono nei film americani. Ad esempio, quando ci sono gli inseguimenti, spunta sempre il carretto della frutta, visto? Pure se stai al centro di New York a fare inseguimento, spunta il carretto della frutta, oppure fanno sempre inversione a U. La polizia fa sempre inversione, non c'ha mai la chiamata di strada, cioè devono sempre. Nei film italiani ci sono questi cliché che tu a una certa, quando leggi il copione, dici basta con questa roba, sempre. Sì, ma questa. I cliché ci sono tutti in tutte le cinematografie, no? Nel senso che in qualsiasi film voi vedete in tutto il mondo, se entrate in un pub, se c'è una scena in un pub, c'è sempre qualcuno che asciuga un bicchiere, che non fa nessuno. Che cazzo asciuga un bicchiere? C'è sempre uno che asciuga un bicchiere, o in alcune, qualsiasi serie televisiva, c'è sempre qualcuno che dice: non so cosa mi trattenga dal non chiamare la polizia. C'è questa frase che la... No, nei film italiani è ovvio che ci sono dei cliché. Il più forte di tutti è il rumore del cucchiaino del caffè durante le scene. Questa roba di girare il cucchiaino nel caffè ci stanno, però noi abbiamo pure, come dire, creato una mitologia su questo. La mitologia si crea pure su delle cose profondamente italiane. Io non so riconoscere quelli che sono oggi i cliché di adesso, perché lo diventeranno fra 20 anni. È difficile riconoscerli al momento. Quelli che tu citi sull'inversione a U, sì, è tutta roba che viene dagli anni 70, sì, 80, sì, sì, sì. Sulle strade della California, no? Tu da Hazard, che lo chiamano perché è figo da vedere. Se uno va dritto, ragazzi, cioè, tu pensi, vabbè, fatalità, hanno chiamato e andava proprio là, pensa un po'. No, dice, è troppo facile. È come quelli che parcheggiano, arrivano, tu tra parcheggio ci metti 40 minuti e quello che arriva deve andare in un locale, parcheggia di fronte al locale. Porco Giuda, ma guarda che... Quindi c'è una specie di, come dire, di cliché nel cinema, a volte sono più evidenti e meno evidenti, però noi ci facciamo una commedia su quello, che non è secondario. Tu ci fai battute. Eh no, è quello. Ce l'hai una scena in cui vi era presa a ridere e magari non siete arrivati alla fine, oppure cioè che vi siete impallati con la Rita Rola, che se vi guardavate si portavate. Ci chiedono dal pubblico se c'è una scena in cui ridevate talmente soprattutto tanto quando... che... Quando giri veramente un pezzo comico che tu sai che è comico, quindi e fa ridere sul serio. Ce ne sono due. Uno lo trovate su YouTube, io e Stefano Fresi in Smetto Quando Voglio, dove ci ha preso proprio un attacco brutto e quello è filmato. La prima volta che mi è successo in vita mia, però, è successo nel 1997. Io facevo questa mia prima fiction con Gigi Proietti, dove si chiamava L'Avvocato Porta, e Gigi faceva l'avvocato, stava qua, seduto. E io facevo l'imputato, ero un ruolo ovviamente molto più piccolo. E a un certo punto Gigi doveva fingere di dirmi una cosa all'orecchio, ma che non si sentiva. Quindi lui si gira, io mi giro e ci tocchiamo la punta del naso. È una cosa di una stupidità unica. Quindi se tocchiamo la punta del naso, il regista Franco Giraldi, un grande regista, mi ha dato lo stop. Abbiamo ricominciato a farla. Non c'è stato più verso di fare quella scena. Cioè io non riuscivo a l'idea solo che dovevo guardare Proietti da quella parte
mi sentivo male già quando sentivo motore partito, azione, dico ma che cazzo faccio, non c'ho. E Giraldi, che era un regista molto severo dell'epoca, perché alcuni registi dell'epoca erano molto severi, ci ha cacciato via. Eravamo a Palazzo di Giustizia e ci ha mandato via tutti e due e ci ha detto: adesso ve ne andate e tornate quando siete in grado di fare questa scena. Ora Proietti, potete capire, era già un genio così, ma io ero un giovane attore alle prime armi, io mi sarei buttato nel Tevere perché non riuscivo a uscire da questa cosa. Alla fine siamo andati lontano dal set, Gigi mi diceva: non mi guardare. Abbiamo fatto questa scena, io mi sono morsicato qualsiasi cosa per fare una stupidaggine, io dovevo dirmi una cosa all'orecchio e finiva là così. E alla fine gli ho detto: Gigi, ce l'abbiamo fatta? E lui mi ha risposto: sì, ce l'abbiamo fatta. Io avevo i piedi che mi facevano così, non me lo scorderò mai. E siamo arrivati alla fine di Decore Podcast. Voglio ringraziare l'Anticlub che ci ospita. Fategli un applauso a questo posto. Grazie. Voglio ringraziare Matteo Pieravanti alle registrazioni, alle basi musicali che sentite in sottofondo qui, sono composte. Matteo Pieravanti che sta a Bolzano, perché come è vestito sembra che stia a fare questa registrazione dai Dolomiti. C'è l'aria condizionata direttamente su di lui puntata. Voglio ringraziare Danilo da Fiumicino, che io lo insulto e basta nel podcast, in realtà lo stimo moltissimo, ma non glielo dite. Io ringrazio Alessandro Pieravanti, ragazzi, che è l'autore del programma. E poi tolgo la musica perché diventiamo molto seri. Il ringraziamento a Edoardo Leo, diciamo, va oltre, perché lui si presta poco alle interviste, alle uscite pubbliche. Il fatto che sia voluto venire tra noi, a noi veramente ci onora e ci fa tantissimo piacere. Adesso abbiamo fatto una chiacchierata tra amici, però noi abbiamo una stima enorme di lui e quindi fategli un applauso, perché il fatto che... Guarda, posso dire una cosa? Tanto ci diciamo cose che ci siamo detti prima a cena. Io non è che perché non c'ho nessun merito in questo, in realtà c'è un'intera generazione di attori come me, di cantanti così, che stanno cominciando a soffrire un po' le semplificazioni dei social, e quindi anche se molte persone schive come me, che non vanno a fare le interviste per i giornali, per le cose, hanno la necessità di andare nei posti dove si può approfondire, dove c'è un pubblico che ha voglia di ascoltare delle storie e di capire i percorsi e non solo di leggere dei titoletti che stanno su Instagram. Per cui il motivo per cui sono venuto qua, non ho fatto un favore a nessuno, semplicemente è che ho visto il lavoro che fate, perché ho fatto questo, non è che mi hanno detto, il mio ufficio stampa mi ha detto devi andare là, no, ho visto quello che fate e ho visto che quell'approfondimento che voi fate quando parlate con un artista così è la cosa che mi dà a me non solo mi piace, mi dà la possibilità di raccontare delle cose, perché non mi va più di essere etichettato in 160 caratteri su qualche titoletto di qualche social. A me non me va più. C'è un'intera generazione di persone che cominciano ad essere un po' stanche di questa cosa, e quindi poter venire qui ed argomentare di fronte a 50, 60, 70 persone non è importante. Io vedo le facce interessate di chi sta qui e questa cosa a me mi dà la soddisfazione di poter spiegare un percorso, di spiegare come si arriva ad ottenere certe cose, di qual è la fatica di farlo. Se no sembriamo siamo una generazione triste piena di foto felici. Lo è. Questo che ci hai detto ci emoziona, perché è un po' l'intento con cui con Danilo siamo partiti e non eravamo sicuri di riuscirci nel tempo. E il fatto che tu... Le foto me faccio lo stesso, ma mi dicono: perché non ridi? Che cazzo... Ma stasera qualche foto la faccio. Guarda, c'è una frase che a me è una specie di mantra, che io sono fissato un po' questa cosa delle citazioni, che dice: quando uno ride troppo te sta vendendo una cosa che non funziona. Ecco, un po' uno deve dire: ma io non devo, che te devo vendere? Niente.
Esatto, infatti io la faccio serio, però la devi fare in dei contesti dove ti senti a tuo agio. Io sapevo che qua dentro mi sarei trovato abbastanza a mio agio, e il motivo per cui sono venuto, ma non è che c'è niente d'eroico, però semplicemente uno va dove gli va. No, c'hai avuto coraggio. Ti faccio l'ultima domanda con cui chiudiamo solitamente le puntate. Hai visto il film Hook, Capitan Uncino? Quale? Ne hanno fatti quattro. Con Robbie Williams. Sì? Nel film, ma nella storia in generale, c'era una caratteristica: che i pensieri felici servivano a staccarsi da terra, a volare, a andare verso l'isola che non c'è. I pensieri felici nelle nostre vite sono quelli che ci danno un po' d'aiuto la sera, quando cerchiamo di addormentarci, oppure quando le cose vanno male cerchiamo di ritrovare il sorriso. Qual è il tuo pensiero felice, la cosa che ti mette serenità? Quando tu sei nella vita, nel caos, nel lavoro, hai mille input, dici io devo tornare con i piedi per terra e sentire quella serenità, quella cosa che mi fa stare bene. Minchia, questa è la domandona, però. No, sai che c'è, voi siete un po' più giovani di me, a un certo punto succede che vivi di felicità riflessa, nel senso che ci sono delle cose che mi fanno felice a me personalmente, però niente è la felicità che io provo quando sono felice i miei figli. Cioè, roba, non si batte. Tu puoi avere quello che ti pare, però quella roba lì, quando ti arriva di riflesso, quando tu vedi un ragazzino che esplode di gioia, quella roba lì non si spiega. È difficile capirla e non dipende, ti ripeto, uno con una vita, ci vuole figli, non ci vuole, figurati, non c'è nessun discrimine, anzi, ci può essere strafelici avendoli. Però in questo mio contesto qua, in cui ho imparato a relativizzare tante cose della mia vita, oggi in questo momento a volte mi capita che sono molto più felice di felicità riflessa che delle cose che posso ottenere io. Grazie, Edoardo Leo. Grazie.